Buongiorno, benvenuti a Palazzo Camponeschi, è un piacere vedervi qui tutti riuniti, so che siete quasi tutti i partecipanti al consorzio e questo mi riempie di gioia, è una giornata molto bella e sono sicuro che sarà anche molto costruttiva. Aspettiamo che si seggano tutti. Io no, non vi ruberò molto tempo perché ho difficoltà nel parlare, in quanto ho la bocca piena di punti di sutura che mi fanno male, però qualcosa devo dirlo. Quindi innanzitutto il saluto, il segno dell'ospitalità dell'Università degli Studi dell'Aquila, che è felice di accogliervi. Dopodiché due parole sull'importanza, su quella che io ritengo sia l'importanza e gli aspetti salienti e qualificanti del progetto che il Consorzio si prefigge di attuare, è un progetto importante nel quale io personalmente intravedo due o tre aspetti di elevato valore. Uno è appunto la convergenza di tante istituzioni qualificate tra università e istituti di ricerca che finalmente vedono un'attuazione pratica. Io ricordo quando fummo dal notaio lì a Roma a firmare l'atto costitutivo, poi per un po' di tempo diciamo non ho avuto contezza di ciò che avveniva e finalmente vediamo un momento in cui le cose si stanno, prendiamo atto della loro realizzazione. Sono sicuro che questa è la base di partenza per tante iniziative di qualità. La mia seconda considerazione fa riferimento alle modalità, no, con cui abbiamo realizzato questo aggregato, che è un aggregato interdisciplinare che si prefigge diverse azioni nell'ambito di quella che è la gestione del rischio e delle conseguenze delle calamità naturali, con una scaletta ben precisa in cui le tecnologie, la capacità di calcolo, ma anche altre tecnologie vengono messe a sistema per scandagliare tutte le varie fasi che possono verificarsi in una calamità, quindi la prevenzione, la reazione immediata, la messa in campo di tutte le doti di resilienza che noi abbiamo sperimentato, tutti noi direi abbiamo sperimentato, ed infine la capacità reattiva di reagire, di rigenerare, di ricostruire. Arrivando all'Aquila avete visto tutti che nonostante siano passati 13-14 anni dall'evento del 2009, ancora siamo nel pieno di questa fase, e se non vi fosse stata molta resilienza e molta reattività e molta capacità di ricostruire, sicuramente non saremmo oggi in questo luogo a parlarci e a programmare per il futuro. Il terzo aspetto è quindi, oltre all'interdisciplinarità, è questa, come dire, cross regionalità degli interventi che noi abbiamo sperimentato nel progetto di cui parliamo oggi, ma che abbiamo messo in campo in tante circostanze in questi anni, ed è stata l'intuizione, come dire, la modalità che ci ha consentito di raggiungere risultati che per altri versi non avremmo raggiunti. No, faccio riferimento agli altri grandi progetti che abbiamo portato a casa perché eravamo tutti insieme, no? All'ecosistema dell'Italia centrale, ma anche ad altre cose che stiamo facendo in questi giorni. Le stiamo facendo, abbiamo trovato la capacità di parlare, abbiamo superato i muri che usualmente le comunità accademiche si costruiscono intorno, grazie a, purtroppo i muri sono brutte bestie da valicare, però io ritengo che ci dobbiamo ascrivere questo merito, no? Di aver acquisito tutti noi la capacità, quando necessario, di fare un passo indietro e di focalizzare sulle migliori capacità di successo delle varie iniziative. Questo è qualcosa che io spero lasceremo, noi siamo, io sono rettore come altri qui pro tempore, ma dobbiamo lasciare la nostra impostazione se vogliamo far sì che i territori fragili, deboli, che hanno un'università molto di valore, di grossa qualità, ma che non sono forti, non sono grandi, se vogliamo che abbiano possibilità di successo, dobbiamo tramandare, diciamo, questa cultura della cooperazione, della capacità di sinergizzare, di mettere insieme le competenze e di andare avanti così. Quindi con questo auspicio di prosecuzione di qualcosa che in questi anni abbiamo avviato, vi lascio a questa mattinata di discussione, io ci sarò il più possibile, anche se in un momento poi dovrò assentarmi, sono certo che sarà una giornata bella da cui verremo fuori tutti più ricchi e più soddisfatti e consapevoli, diciamo, del nostro valore accademico. Grazie per essere qui ancora una volta.
Buongiorno, grazie a tutte e a tutti per essere venuti. Non credevo che ci saremmo riusciti, perché quando abbiamo deciso di usare la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri il 13 ottobre per comunicare al pubblico, alla comunità, l'inizio delle attività di questo consorzio, pensavo che insomma non necessariamente ce l'avremmo fatta. Invece siete tutti presenti qui, ringrazio Chiara Badia per lo straordinario lavoro che ha fatto per organizzare questa giornata e ringrazio voi per i contributi che darete. Allora, io ho preparato un po' in fretta questa mia presentazione, che ha il compito di cercare in breve di raccontare la storia, la struttura, le finalità di questo consorzio, ma il cuore della giornata di oggi sarà in realtà la presentazione di Emanuele Casarotti, che verrà dopo la mia, che vi farà vedere quali sono le attività scientifiche previste. Diciamo che io avevo in mente una domanda a cui cercare di trovare una risposta: come convincere voi e me stesso che ha senso che almeno pro tempore un economista svolga il ruolo di presidente in questo consorzio, che insomma non è una domanda dalla risposta ovvia, e vedrete che ho cercato di darla in qualche modo. Racconterò le origini del progetto, il processo è stato più lungo del previsto per tanti shock che tutti conosciamo, poi dirò due parole sulla sua architettura complessiva e sul contesto in cui si colloca, poi insomma oggi festeggiamo, forse non è la parola più giusta quando si parla di disastri, diciamo in tutto il mondo ci prendiamo una giornata di riflessione su come ridurre il rischio dei disastri, ed è giusto dire due parole anche su questo, anche perché vedrete le parole chiave scelte per il 2023 sono particolarmente importanti e mi permetteranno di concludere dicendo due parole sull'impatto sociale delle attività del consorzio. Allora, qui ho preso in prestito alcune pagine della presentazione che Patrizio Bianchi, combinazione, un altro economista, ma molto più bravo di me, all'epoca era assessore nella regione Emilia-Romagna per lo sviluppo economico, lo invitammo a tenere qui la Lectio Magistralis, come si dice, per l'inaugurazione del nostro anno accademico. Era appena scoppiata la pandemia, lui è in realtà uno dei registi di questa operazione. E la raccontava così, partendo addirittura dalla storia del supercalcolo, dalla nascita prima del CNEN, poi dell'INFN, poi continuando con il CINECA, con il GAR, con il ruolo nazionale assunto dal CINECA nel 1989 e i passaggi successivi, cose che naturalmente vi risparmio perché le conoscete meglio di me. Dopodiché lui fece vedere come la regione Emilia-Romagna era riuscita a costruire insieme con le università e con gli enti di ricerca una rete fittissima di tecnopoli e scuole di alta formazione. Poi ci ha raccontato che cosa fa l'associazione Big Data, e questo consorzio lavorerà molto con i cosiddetti megadati, e questo è il luogo fisico al quale noi ci colleghiamo e che è una straordinaria infrastruttura di ricerca presente a Bologna. Ecco, l'immagine finale che ho preso dalla presentazione di Bianchi è questa. Qui sono menzionati con dei simboli, e le informazioni non sono precise e aggiornate, perché per esempio la partnership che va sotto il nome di Prace sta anche a Zurigo e EuroHPC nel frattempo si è estesa a diversi altri paesi. Ma non importa questo, qui quello che conta era l'idea di mettere l'infrastruttura tecnologica di Bologna a disposizione di un sistema di centri di competenza da creare in varie parti d'Italia, ma evitando di crearli nel solito triangolo di eccellenza che ruota intorno a Milano, Bologna, Padova forse, e cercando di collocarli nelle aree relativamente svantaggiate del paese. La nostra è stata scelta per il centro di competenza sui disastri, si sperava che ne nascessero altre che purtroppo non sono ancora nate, lui menzionava quella prevista in Puglia per i problemi dell'inquinamento. Notizia di pochi giorni fa è che almeno quella sulla cyber security è effettivamente nata a Napoli.
Quindi questo è l'antefatto. Partendo da questo e con tutti i rallentamenti che il Covid ha generato, siamo arrivati a noi. Le tappe intermedie ve le salto perché sarebbe troppo lungo. Il quadro strategico in cui si colloca il Consorzio è la strategia digitale europea, che ha diversi elementi, forse i più importanti sono il cosiddetto Joint Undertaking Euro-HPC, la strategia europea sui dati e il grande progetto Destinazione Terra, cioè l'idea di costruire un gemello digitale del nostro pianeta. Però esplicitamente, proprio nel modo in cui il progetto del Consorzio è stato pensato, noi ci ricolleghiamo a questo accordo internazionale che è il Sendai Framework per la riduzione del rischio di catastrofi, e c'è uno stretto collegamento tra questo accordo. Sono nati insieme nello stesso anno il Sendai Framework e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite con i famosi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Poi naturalmente siamo in Europa, quindi il Green Deal e Next Generation EU, da cui è nato il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza, sono riferimenti fondamentali. Allora, l'architettura del progetto, le risorse, fondamentale l'infrastruttura collegata o sarà collegata al Lab Leonardo di Bologna, ma è collocata poi, questo ce lo illustrerà il nostro vicepresidente più in dettaglio, è collocata nei laboratori nazionali del Gran Sasso. I big data resi disponibili ovunque dalla trasformazione digitale della nostra vita e risorse umane con adeguate competenze per il supercalcolo. La particolarità di questo progetto rispetto ad altri è che adotta fin dal principio un approccio che è simile a quello delle catene del valore che studiano gli economisti, nel senso che il supercalcolo è usato con intensità diversa nelle varie fasi delle attività scientifiche. Ci sono fasi che ne hanno un bisogno assoluto e fasi come la mia che invece lo usano poco direttamente, però queste fasi sono tra loro connesse. E quindi la qualità degli input che si generano a monte della filiera, lavorando meglio per stimare la probabilità e la pericolosità dei disastri, attenzione, eravamo partiti con un riferimento limitato ai disastri naturali, poi strada facendo abbiamo deciso di allargare lo sguardo anche ai disastri di origine antropica. E lì è fondamentale il potenziale del supercalcolo. Però una volta che a quel livello gli scienziati, gli ingegneri, i tecnici fanno meglio la stima di probabilità e pericolosità dei disastri, questo arriva come input a chi lavora, che sono ingegneri, geologi, sulla vulnerabilità e sull'esposizione dei territori e del patrimonio edilizio ai disastri. E a loro volta questi, usando anche loro molto intensamente il supercalcolo, danno input di qualità migliore al sistema della protezione civile e agli altri soggetti che lavorano sulla preparazione, sulla gestione delle emergenze e sulla resilienza. E infine arriviamo noi, economisti, giuristi, studiosi di discipline sociali che cercano di progettare piani di ricostruzione e di sviluppo sostenibile nelle aree colpite dalle catastrofi, anche se continueremo a lavorare con il nostro PC probabilmente, però potremo farlo molto meglio grazie a quello che ci arriva dalle fasi a monte della filiera. L'obiettivo finale è comunque per tutti quello di aumentare la resilienza dei sistemi locali a ogni tipo di disastro in un'ottica di collaborazione sociale. Questa è la mappa del partenariato, insomma la conosciamo tutti, 8 università, 4 enti nazionali di ricerca che hanno però una presenza territoriale nelle regioni interessate e l'infrastruttura qui è venuta male per un problema di ho tentato di ingrandire la mappa e non ho rispostato i punti. Quel pallino verde sta nei laboratori nazionali del Gran Sasso, scusate. piuttosto che questo, perché era troppo piccolina l'immagine che avevo, non mi sono reso conto. Va bene, un momento di ilarità tutto sommato ci sta bene.
Allora, dopo Emanuele Casarotti vi racconterà meglio queste cose, io qui vado velocemente. C'è una fase 1 che è finalizzata a comprendere meglio i rischi di ogni tipo di disastro, e lì vedete un lungo elenco che non è nemmeno esaustivo probabilmente, utilizzando al meglio l'intelligenza artificiale, i big data e il supercalcolo, e integrando tutte queste cose soprattutto per la cosiddetta analisi multirischio. Poi vedete in basso però il risultato finale di questo lavoro va a chi si occupa di vulnerabilità ed esposizione, e poi di resilienza e poi di ricostruzione, e queste sono le fasi successive. Qui, ripeto, lavorano soprattutto ingegneri e geologi, ma non soltanto loro. Poi c'è la parte più di competenza di chi fa pianificazione territoriale, e lì il legame con le comunità è fondamentale, perché nessun piano di emergenza funziona se non si lavora con la popolazione, con la cittadinanza. Qui l'HPC è comunque molto utile anche direttamente per costruire, per esempio, le mappe di rischio. E queste sono le cose che pensiamo di fare a livello 3 della nostra filiera. Poi arriviamo noi, e ci sono giuristi che studiano come organizzare meglio le istituzioni che lavorano sui processi di ricostruzione e sviluppo, ci sono di nuovo gli esperti di pianificazione territoriale, gli economisti, in una logica però non soltanto di crescita economica ma di sviluppo sostenibile, altre discipline sociali e infine, questo è stato aggiunto dopo la micidiale lezione della pandemia, un'attenzione particolare ai sistemi sanitari. La giornata di oggi, in realtà la giornata internazionale per la riduzione del rischio di disastri nasce prima del Sendai Framework, fu istituita nel 1989, si tiene da allora ogni anno il 13 ottobre ed è un modo con il quale l'intera comunità internazionale che si interroga. Che è il giorno di Sant'Edoardo. Però. Che è successo? Questo tuo intervento ha fatto impazzire. Oh. Eccolo qua. Poi nel 2015 è arrivato questo accordo e naturalmente le cose sono state collegate e riconnesse all'agenda 2030. L'accordo è stato, si fanno revisioni periodiche di queste cose, è stata fatta a maggio di quest'anno, così come la comunità internazionale si sta preoccupando di come recuperare il ritardo tremendo che abbiamo accumulato rispetto all'agenda 2030, analogamente stiamo cercando di capire come fare meglio questo lavoro. Questo è l'elenco degli obiettivi, li scorro senza leggerli perché siamo già in ritardo. Alla fine vedete accesso ai sistemi di allerta precoce multirischio, questa è una cosa in cui il supercalcolo è fondamentale. La giornata di oggi, quella 2023, ha un tema fondamentale che è il rapporto tra disastri e disuguaglianze. Questo è il tema scelto dalla comunità internazionale. Qui ci sono alcuni dati sul numero di persone che rischiano di sprofondare in condizioni di povertà in conseguenza dei disastri. E il rapporto è un rapporto bidirezionale perché da un lato la disuguaglianza crea condizioni che rendono le persone più esposte e vulnerabili. Dall'altro, a loro volta, le catastrofi, quando arrivano, aggravano le disuguaglianze. Quindi questo è il tema su cui riflettere, come possiamo contribuire simultaneamente a ridurre le disuguaglianze e ridurre il rischio di disastri. Questi sono i messaggi principali dati per la giornata di quest'anno. Riguardano la pianificazione, gli investimenti nella raccolta e nell'elaborazione dei dati, quindi ancora una volta vedete l'importanza del supercalcolo, l'allerta precoce per tutti, e le disuguaglianze sono anche disuguaglianze internazionali, troppo spesso ce lo dimentichiamo. E i paesi più vulnerabili al cambiamento climatico sono quelli che ne sono meno responsabili, quindi i paesi ricchi hanno il dovere
di contribuire adeguatamente al finanziamento dei loro programmi di mitigazione e adattamento. E io qui non posso risparmiarmi una parentesi polemica. Perché? Perché siamo nei giorni cruciali in cui tutte le università e gli enti di ricerca sono chiamati a rispondere a un bando dell'ANVUR sulla valutazione della terza missione, e io qui molto semplicemente, questo è stato oggetto di un grande convegno a Cagliari e c'è una mobilitazione di tutte le reti universitarie per denunciare questa cosa che vedete. 5 anni fa le attività di terza missione degli Atenei e degli enti di ricerca, secondo l'ANVUR, secondo il ministro dell'epoca, andavano valutate con riferimento alla loro dimensione sociale e alla loro coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Queste linee guida spesso si fanno col copia e incolla. Qui il copia e incolla, a parte la scelta che io trovo di buon gusto di usare la lingua italiana, casi di studio, invece della lingua inglese, case studies, questo lo apprezzo, come apprezzo il fatto che queste linee guida siano arrivate ad agosto del 2023, quindi circa un anno prima della conclusione del periodo di valutazione, mentre vedete che la volta scorsa erano arrivate a novembre 2019, cioè un mese prima della conclusione del periodo. Questi sono 2 fatti positivi, però abbiate pazienza. È scomparso qualsiasi riferimento all'Agenda 2030, come a dire che, secondo la ministra, nel momento in cui la comunità internazionale si mobilita per recuperare il ritardo, il sistema universitario italiano si tira fuori. Perché? Per fare soprattutto trasferimento tecnologico. Quando sappiamo da 15 anni che le conoscenze che contano non sono soltanto tecnologiche e che il processo che conta non è un processo di trasferimento unilaterale dai sapienti alle imprese, alla società civile, alle altre istituzioni pubbliche, ma è un processo di interscambio. Questo è un risultato del dibattito scientifico su queste cose, che è ormai consolidato. A voi il giudizio. Ripeto, stiamo tutti rispondendo al sondaggio, quindi è importante valutare questa scelta, perché sarà stata una svista, ma a mio parere è piuttosto una scelta. Nel nostro piano strategico non ci sono dubbi. Le idee che ci ispirano sono giustizia sociale, cioè contrasto alle disuguaglianze, sviluppo sostenibile, che vuol dire crescita, innovazione. Qui il trasferimento tecnologico serve, ci mancherebbe altro, ma è una parte del tutto. E l'imperativo fondamentale, apertura internazionale, la responsabilità degli Atenei e degli enti di ricerca è di collegare le comunità locali con le reti internazionali di diffusione delle conoscenze, respingendo qualsiasi ossessione identitaria. Questo è scritto nel nostro piano strategico. Ed è questo che guida anche la nostra visione dell'impatto sociale del progetto. È l'ultima cosa che vi mostro. Si tratta di rafforzare il contributo di università ed enti di ricerca al progresso sociale, seguendo l'approccio cosiddetto della quadrupla elica. Quindi collaborare molto con la cittadinanza per iniziative finalizzate a contrasto alle disuguaglianze, resilienza e sviluppo sostenibile, e in particolare fare rete con le piccole comunità più esposte al rischio di disastri. Questo è particolarmente importante nelle nostre regioni, tutte e tre quelle coinvolte. Imprese vuol dire intanto una cosa molto concreta: se si fa meglio la stima del rischio di disastri, questo ha dei benefici importanti per il settore assicurativo e finanziario. Ma più in generale, fare queste cose bene crea grandi opportunità imprenditoriali per la resilienza delle comunità locali. Infine, autorità politiche, fare meglio le strategie di riduzione del rischio, fare in modo che le linee guida generali possano essere adattate a contesti specifici con un sistema informativo adeguato e, infine, ma importantissimo, avere strumenti per valutare l'impatto ambientale e sociale. Impatto sociale vuol dire, di nuovo, impatto sulle disuguaglianze dei programmi di ricostruzione. Grazie, ho detto fin troppo e ora lascio la parola a Paola Inverardi, rettrice del Gran Sasso Science Institute. Grazie.
Grazie, forse io mi posso mettere in mezzo se vuoi, tanto non opero, non ho niente, sono impreparata, quindi non... Prego. Non, diciamo, il mio intervento ora è in realtà anche questo un intervento un po' di raccordo e anche se vogliamo di porci delle questioni. Lei ha fatto un po' di storia, io faccio un altro pezzettino di storia perché è opportuno, così sappiamo da dove veniamo. Allora, l'iniziativa di questo consorzio, l'ha detto Lelio, in realtà è partita su spinta di Fulvio Esposito quando era capo di gabinetto del ministro Fioramonti. In quello stesso periodo era il periodo nel quale l'Italia si era impegnata su questa nuova joint undertaking europea che ha menzionato Lelio, che si chiama EuroKPC, nella quale l'Italia si era impegnata in modo sostanziale per concorrere al finanziamento di uno dei tre pre-exascale computer che EuroKPC si apprestava a finanziare. Questo poi è diventato Leonardo, il bando insomma, è stato vinto, c'è stato un impegno importantissimo della regione Emilia-Romagna che ha naturalmente, diciamo che ha contato tanto quanto i 200 milioni di euro che ha messo il governo perché doveva mettere il luogo per il data center, quindi è un impegno importante. E ha contribuito quindi questo progetto in un disegno più generale anche alla definizione di quello che è oggi il Tecnopolo di Bologna. Lo dico perché insomma queste azioni che noi stiamo vivendo e ora le viviamo anche con un'ottica come dire regionale, anche se non è giusto e poi spiegherò perché, in realtà sono state parte di una strategia nazionale che si è composta via via, non è che è partita con una strategia chiara che tutti sapevamo dove saremmo arrivati, in realtà si è mossa anche su dei segmenti che non avevano questa visione così larga, ma oggi sono invece parte di una strategia nazionale molto ben definita. Ora ci arriviamo, però ora perché lo dico? Perché secondo me è importante che capiamo bene, tutti noi riflettiamo su quello che deve essere il ruolo di questo consorzio all'interno di questo ambito più ampio. Poi dopo di me Claudio spiegherà insomma il centro nazionale, io do solo degli spunti per capire insomma come ci siamo mossi. Allora l'ha detto Lelio, l'idea quindi qual era? Sotto spinta della DG Connect, in particolare di Viola che è stato il direttore di DG Connect, c'è stato una volta che si era finanziato il Leonardo, c'è stata il tentativo di accompagnare il finanziamento di Leonardo con un'iniziativa nazionale che intorno a Leonardo costruisse anche delle altre realtà. E come diceva Lelio, riprendendo quello che aveva detto Patrizio Bianchi a quei tempi non era ministro, però era consulente su questi aspetti, nonché era assessore regionale in Emilia Romagna, è stato uno degli attori di tutto questo. Questi si erano immaginati questi quattro centri, erano partiti quattro tavoli, in realtà due ne erano partiti. Questi centri dovevano avere ambizione nazionale ma essere collocati regionalmente, territorialmente, essere collocati in territori dove in qualche modo il centro avesse un significato. Quindi l'idea ambiziosa quale era? Localizziamo i centri, devono avere ambizione nazionale, quindi sono centri nazionali, però vivono e insistono su territori per cui quei temi sono in qualche modo temi emergenti, temi all'ordine del giorno. Quindi il primo, non a caso Fulvio, ovviamente, diciamo, avendolo sperimentato personalmente, la prima aggregazione è stata quella dei disastri naturali, in particolare con la connotazione del terremoto, quindi stiamo parlando quindi abbiamo avuto il terremoto dell'Aquila 2009 e poi 2016-2017, quindi avevamo un'area vasta e sono stati coinvolti tutti gli attori. Diciamo un po' colpevolmente non è stata coinvolta l'Umbria, e infatti è rimasta fuori Perugia. Ci siamo sempre chiesti perché fosse rimasta fuori Perugia, però è rimasta, di fatto è rimasta fuori, e ci siamo sempre detti che Perugia
molto ragionevolmente doveva stare all'interno di questa compagine, e è una cosa che noi potremmo affrontare. Però mi interessa dire che, insomma, ci furono dei tavoli, questo qui, e poi ne partì anche un altro che era quello sull'intelligenza artificiale, che doveva essere baricentrato, diciamo, Calabria e, diciamo, un pezzettino di Basilicata, Puglia, era lì. Partirono i primi tavoli, ma non andò avanti, mentre il nostro è andato avanti. Il nostro è andato avanti perché evidentemente, appunto, l'intuizione di porlo, di fare la proposta all'interno di territori dove quel tipo di problematiche erano problematiche, diciamo, all'ordine del giorno, per cui eravamo tutti sensibili, per cui tutti ci avevamo lavorato in un verso e in un altro, quindi ha dato più forza a questo primo intervento, che ha avuto poi il suo percorso, che aveva già in essere di avere come risorsa, anche questo ora lo dirà Ezio, avere come risorsa quello che veniva dismesso da Cineca, per avere noi una risorsa, eccetera. Poi avevamo avuto il problema di come finanziamo questa risorsa, e quindi c'erano interlocuzioni con l'INFN e poi con il Ministero. Arriva il PNRR, diciamo, all'interno di tutto questo ragionamento arriva il PNRR, e quindi naturalmente si è detto va bene, e anche Viola dice, cioè, il PNRR può essere l'occasione di... A quel punto era cambiato ministro, c'era Manfredi, diciamo, parte la prima progettazione del PNRR e uno dei centri nazionali diventa il centro nazionale, l'idea del centro nazionale in high performance computing, perché c'era Leonardo. Ma contemporaneamente esistevamo anche noi, a cui mancava un pezzettino di formalizzazione, dovuta al fatto che, insomma, il CNR aveva ritardato, aveva cambiato, insomma, le varie cose italiane, insomma, noi ci siamo costituiti dopo che è uscito il bando del centro nazionale. Però nella preparazione del progetto questo consorzio ha lavorato, perché il consorzio intanto aveva cercato di darsi un'agenda di ricerca, di capire e aveva aggregato tutti gli attori territoriali. Abbiamo quindi dato un contributo sostanziale alla definizione di uno SPOC del centro nazionale, ed in particolare io credo che se esiste lo SPOC disastri naturali è anche perché, fondamentalmente perché esistevamo noi come consorzio, quindi siamo sempre stati un elemento costituente, poi di fatto non siamo stati capaci di stare non siamo riusciti a essere nel centro in modo ufficiale, perché il consorzio si era costituito troppo tardi e c'era invece un vincolo scoperto al momento di firmare, quasi, perché eravamo dentro come elementi fino alla fine, in un chiarimento con il MUR, che in realtà i consorzi dovevano essere costituiti prima dell'uscita del bando e comunque avere personale proprio già. Quindi evidentemente noi non avremmo avuto i requisiti per esserci. Di fatto però siamo stati dentro e l'abbiamo fatto. Poi è entrata l'Università dell'Aquila con il mandato, diciamo, assolutamente in chiaro, di rappresentare anche il consorzio, perché sapete che nel centro c'erano pochi posti, eccetera, eccetera. Contemporaneamente però è potuto entrare anche INGV, che invece stava nel consorzio e era fuori, invece è entrato esplicitamente, INFN ovviamente c'era, INAF c'era, però diciamo siamo poi entrati noi sostanzialmente. Perché dico tutto questo? Perché è chiaro che oggi noi... L'altra cosa che mi interessa dire è che naturalmente lo SPOC del centro nazionale, ne parlerà Claudio, è ambito nazionale, quindi raggruppa anche molte altre realtà che hanno le loro esperienze, e una delle questioni chiave che lo SPOC si dovrà porre è proprio come creare questa catena del valore, come verticalizzare, perché poi l'obiettivo è quello di offrire. In tanti centri voi sapete che sono iniziative tese a valorizzare i prodotti della ricerca, quindi l'obiettivo dei centri non è fare ricerca di base, ma prendere semilavorati a un TRL relativamente basso
e portarlo più in alto e renderlo fruibile verso l'exploitation, che non è solo ovviamente l'impresa, ma è l'impresa, la pubblica amministrazione, i decisori politici, eccetera, eccetera. Allora, la famosa catena del valore, che in qualche modo a noi era, è nella nostra Costituzione di consorzio, è anche la cosa che oggi è un elemento importante che dobbiamo cercare di costruire e rispetto al quale presumibilmente cercheremo di orientare le open call che ora stiamo facendo. E qui io credo che il consorzio possa dare un contributo efficace, no? Proprio perché nasce così. E perché nasce così? Perché parte con degli attori che sono stati coinvolti in prima persona da questo tipo di esperienze e hanno, diciamo, nella loro eredità di conoscenza l'urgenza di come si riescono a mettere insieme, no? Se volete poi, diciamo, dati alla fine, no? Che vengono da livelli molto diversi di investigazione e di osservazione, perché poi questi rappresentino un effettivo strumento per chi alla fine deve fare le politiche, deve prendere le decisioni, deve fare i piani di evacuazione e così via. Quindi per me il consorzio credo che continui a avere questo valore aggiunto rispetto alle altre aggregazioni, perché in qualche modo ha maturato un'esperienza in questo senso che può portare come contributo a livello nazionale. E questo ovviamente lavorando all'interno del centro nazionale, ma non necessariamente solamente. L'altro grande tema per cui il consorzio era anche nato era quello di sollecitare i sistemi regionali a, diciamo, impegnarsi su questi temi e quindi a contribuire. Ora, lunedì si discuterà, ci ha chiamato il presidente Marsilio, no? Perché è stato approvato FSC e quindi vuole input, questo per la regione Abruzzo, ma vale pure per le altre regioni, no? Chiaramente. Perché il CEPIS ha approvato il finanziamento, un programma di attuazione, no? Sulle linee definite dalla Regione Abruzzo. Secondo me sarebbe importante che le regioni che sono state in prima persona coinvolte e che, apro le virgolette, ancora godono di benefit finanziari, non solo FSC, ma anche diciamo Sisma, quale Sisma vogliamo, no? Possiamo essere in grado di fare delle proposte che in qualche modo del quale il consorzio possa essere il soggetto attuatore, no? Quindi in qualche modo il consorzio io vedo un ruolo che è un ruolo territoriale su questi territori dove ancora noi possiamo e possiamo, diciamo, dare, no? E fare di più. E l'altro nazionale, dove questo contributo viene offerto a livello nazionale e poi partecipiamo insieme ad altri territori, altri soggetti per, diciamo, effettivamente costruire qualcosa che poi permetta a questo Paese di mettere in piedi una reale politica di prevenzione e gestione dei disastri. Io non dico molto di più, ovviamente i dati, ora intelligenza artificiale, tutto questo sono le technicalities che tutti noi utilizziamo, però mi premeva solo ricordare che, insomma, noi come consorzio non abbiamo il vincolo di, come il centro nazionale, di dover fare solo TRL, innovazione tecnologica e TRL da basso a alto. Possiamo anche avere l'ambizione di fare cose più di ricerca di base, questo ci consente anche, se vogliamo, di applicare in altri contesti, ma abbiamo anche il grosso vantaggio di poter giocare un ruolo nei nostri sistemi regionali. E penso che questo, insomma, sarebbe un bel matching, riuscire a avere da una parte un piede nei sistemi regionali e stimolare i sistemi regionali nostri, che già sono abbastanza sensibili, e dall'altra riuscire a avere il contatto col livello nazionale, col centro, con gli altri sistemi nazionali per effettivamente contribuire a una politica nazionale. Io poi mi basta. Grazie. Grazie.
Movimento Claudio Grandi. Dovrebbero essere sì, accessibili da lì. Ecco. Devo dire che mi fa particolarmente piacere essere qui oggi perché ho partecipato alle fasi iniziali della progettazione del consorzio HPC4DR e quindi venire a essere qui oggi a raccontarvi del centro nazionale che in qualche modo ha abilitato il consorzio a svolgere alcune delle sue funzioni mi dà particolarmente piacere. Quindi, cos'è il Centro Nazionale di Ricerca HPC Big Data e Quantum Computing e perché è nato? Allora, professoressa Inverardi vi ha già raccontato un po' il contesto nazionale e internazionale. Diciamo che per riepilogare è sotto gli occhi di tutti il fatto che in questo momento la quantità di dati che sono stati, che vengono prodotti è enormemente più grande di quelli che eravamo abituati a vedere e la capacità di innovazione sta nella capacità di estrarre valore da questi dati. Estrarre valore vuol dire essere in grado di farci di calcolarci sopra e di estrarre qualche cosa che possa essere utile per la società. Il centro nazionale nasce diciamo nella scia delle iniziative europee, quindi di EuroHPC che è già stato menzionato, ma anche dell'Open Science Cloud, delle iniziative sui processori, il Chip Act, il Quantum Flagship per la parte quantistica e quindi diciamo non è un'iniziativa isolata e fine a se stessa, ma si inserisce in un panorama nazionale e internazionale già consolidato. In Italia già nel 2015 è stato approvata la creazione del Tecnopolo di Bologna, dove si è già trasferito da un po' di tempo il centro ICMWF, quello per la previsione meteo a breve termine della Comunità Europea, e dove l'anno scorso si è trasferito il supercomputing Leonardo del Cineca. Ora, in che modo il Centro Nazionale intende portare avanti raggiungere queste finalità? I pilastri sono cinque. Il primo è ovviamente quello di dotarsi di un'infrastruttura di supercalcolo in grado di rispondere a queste esigenze. Ma non basta avere le risorse di calcolo. È necessario costruire centri di eccellenza con esperti che siano in grado poi su questa infrastruttura di estrarre valore e non a caso HPC4DR è proprio uno di questi centri di eccellenza che per caso non è stato esplicitamente, come diceva Paola prima, all'interno del centro nazionale, ma di fatto c'è. Ecco, poi l'altro aspetto, proprio perché c'è anche componente di trasferimento tecnologico, è quello di creare forti legami fra il mondo accademico e della ricerca e il mondo dell'industria e della pubblica amministrazione. Per fare tutto questo è necessario formare persone, quindi la formazione è un altro dei pilastri del Centro Nazionale, e infine rendere tutto questo sostenibile. Sostenibile vuol dire che include anche il fatto che la società deve rendersi conto dell'importanza di queste cose e quindi anche la parte di divulgazione ha una particolare importanza. Come è organizzato? Beh, intanto diciamo che il Centro Nazionale fa parte della call per dell'iniziativa dalla ricerca all'impresa. I centri nazionali sono stati finanziati con 1,6 miliardi divisi su 5 centri nazionali, ognuno finanziato con 320 milioni. La struttura di questi centri nazionali è hub and spoke, dove l'hub al centro ha la responsabilità della gestione del progetto, quindi tutta la parte amministrativa e tutte le iniziative centrali, mentre gli spoke
sono distribuiti e hanno la responsabilità dell'implementazione del programma. E ogni SPOC dentro il Centro Nazionale HPC, Big Data e Quantum Computing è coordinato da due persone, anche se formalmente lo SPOC sarebbe unico, però ci sono due istituti che coordinano ciascuno degli SPOC. E vediamo quindi quali sono questi SPOC. Allora, noi da bravi informatici abbiamo deciso di iniziare a numerare da zero, quindi il primo SPOC è il numero zero, ed è quello che ha la responsabilità di fornire la infrastruttura di cloud di supercomputing. In questa mappa dell'Italia si vede la distribuzione dei centri di calcolo principali italiani. Chiaramente c'è un po' di accumulazione nella zona bolognese dove sta Leonardo, ma compare anche un nuovo centro di calcolo sulla disaster resilience ai laboratori nazionali del Gran Sasso, e questo è il centro che era stato previsto proprio dal consorzio HPC4DR. Poi ci sono gli altri 10 SPOC. Di questi 10 SPOC, detti SPOC tematici, due hanno caratteristiche legate più alla ricerca tecnologica, sono il primo sulle tecnologie HPC e Big Data, il 10 sulle tecnologie di Quantum Computing, e poi gli altri dal 2 al 9 invece sono gli SPOC che hanno la responsabilità di sviluppare le tecnologie in ambito, cioè di sviluppare le applicazioni informatiche nei diversi ambiti scientifici. Ora, nelle slide ci sono le descrizioni di tutti, del compito di ciascuno degli SPOC. Io ovviamente in questo poco tempo non vado nel dettaglio, ma sottolineo l'esistenza di questo SPOC 5 su Environment and Natural Disasters, che è proprio quello che sovrappone all'iniziativa HPC4DR, come ha spiegato molto bene Paolo prima. Come è stato detto, il Tecnopolo di Bologna ha un particolare ruolo in tutto questo, perché al Tecnopolo di Bologna già ci sta Leonardo, fra pochissimo si trasferirà il centro di calcolo principale dell'INFN, quello che chiamiamo Tier 1, e una volta che saranno completati i lavori di ristrutturazione edilizia si trasferiranno anche gli headquarters di XC del centro nazionale. Oltre a questi c'è una quantità di altri enti di ricerca, iniziative di ricerca che Lelio poco fa vi ha anche raccontato, quindi non scendo nel dettaglio. Un po' di numeri per darvi l'idea della dimensione della centro nazionale: ci sono 25 università, 12 istituti di ricerca e 14 aziende private strategiche. Voglio sottolineare che questi numeri sono stati limitati dalle richieste del bando. Se non ci fosse stato un massimo definito nel bando, noi avremmo avuto molti più partner già fin dall'inizio, e in particolare anche sulle aziende private. Nonostante queste aziende debbano pagare una fee per essere presenti nel centro nazionale, noi avevamo molte più richieste, molto più interesse rispetto a queste 14 che sono poi entrate per far parte del centro nazionale. Questo è indicativo anche dell'aspettativa che c'è nei confronti del centro nazionale per quello che può dare anche al mondo delle imprese. Una mappa per raccontare più o meno dove sono le università, e poi ci sono un certo numero di enti di ricerca che sono per loro natura nazionali, e queste sono un po' le aziende private che sono entrate fin dall'inizio nel consorzio. Qui siamo in Italia, non c'è bisogno di sottolineare l'importanza e la strategicità di questi partner nel panorama produttivo nazionale. Solo una parola su IFAB, che è una fondazione che raccoglie piccole e medie imprese, perché questa organizzazione
organizzazione funge un po' da collettore, da catalizzatore per aziende, appunto piccole e medie imprese, che non avrebbero la massa critica per poter stare all'interno del centro nazionale individualmente. E per quanto riguarda i finanziamenti, abbiamo già detto il finanziamento complessivo di 320 milioni di euro, di questi circa 140 milioni sono destinati al potenziamento dell'infrastruttura, 88 per pagare il personale, e ci sono circa 32 milioni per i bandi a cascata, quindi iniziative rivolte a istituti che non fanno parte del centro nazionale. Altri 32, che sono quelli nella categoria altro, sono i cosiddetti innovation grant, che sono esplicitamente dedicati alle aziende e alle collaborazioni con le aziende, e poi ci sono i dottorati. Questo è il budget per il periodo 2022-2025, ma il centro nazionale, come tutti gli altri centri nazionali, deve essere sostenibile almeno per un decennio, quindi questo è solo il punto di partenza. Dopo, il centro nazionale dovrà sapersi sostenere con le proprie gambe. La struttura del centro nazionale, non scendo qui nei dettagli, l'unica cosa che mi fa piacere ricordare è che il coordinatore dello Sports Coordination Board è Paolo Inverardi, quindi c'è un po' di HPC4DR ai massimi livelli anche qui. E infine due numeri su complessivamente il personale, che sono oltre 1500 persone che gli soci hanno messo a disposizione del centro nazionale. 250 sono i nuovi ricercatori, 250 sono i nuovi dottorandi e, come dicevo prima, 32 milioni per le open call e 32 milioni per gli innovation grant. Concludo con un accenno soltanto al centro di calcolo sulla disaster resilience del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, poi in realtà il direttore dei laboratori vi racconterà nel dettaglio qualche cosa dopo di me. Quindi, come abbiamo già detto, già il consorzio aveva previsto la nascita di questo centro di calcolo presso i laboratori. Le risorse iniziali provenivano dalla dismissione del sistema Galileo del Cineca. Quando è stato progettato il centro nazionale HPC Big Data e Quantum Computing, è apparso naturale includere questo centro nell'infrastruttura del centro nazionale. C'è un finanziamento di 5 milioni di euro per il rinnovamento, il potenziamento infrastrutturale del centro di calcolo attuale dei laboratori e per l'aumento delle risorse, più ovviamente del personale che è stato dedicato, e questo centro farà parte della Cloud Federata Nazionale del Centro Nazionale. E con questo concludo. Grazie. Grazie, mi pare che l'intervento di Ezio sia la naturale continuazione. Ok. Allora, io parlo di quello che sarà, diciamo, la macchina, l'infrastruttura, per cui sarò un po' più tecnico per certi aspetti, ma mi piacerebbe toccare una parte anche un po' di come il sottoscritto ha vissuto questa storia del centro HPC. Allora, prima di tutto devo fare una precisazione: i laboratori del Gran Sasso si compongono di due parti. Chiaramente, cioè, i laboratori sotterranei sono quelli che ci rendono famosi in tutto il mondo, siamo il laboratorio di riferimento mondiale sulla ricerca underground, però molto spesso la gente si dimentica che abbiamo tutta un'infrastruttura esterna, che è un'infrastruttura tecnologica, un'infrastruttura dove in realtà molte delle attività che poi servono per fare grandi esperimenti vengono preparate. E di fatto nei laboratori esterni noi abbiamo tutta una struttura di funzionamento in cui ci sono dagli uffici alle sale, alle riunioni, alle biblioteche, ai laboratori avanzati di vario tipo, e un centro di elaborazione dati che fornisce il supporto a tutti gli esperimenti che lavorano da noi, sia per quanto riguarda l'immagazzinamento, il processamento e la distribuzione dei dati. Faccio presente che il centro di calcolo del laboratorio supporta in questo momento 22 esperimenti su scala internazionale, quindi dobbiamo essere capaci di acquisire in continua dati che vengono dagli esperimenti sotterranei, immagazzinarli, elaborarli e trasferirli a quelli che poi sono, diciamo, i vari attori che giocano con noi su scala mondiale sulle attività che il laboratorio in qualche modo copre. Ora, volevo fare una piccola storia, l'hanno già fatta in tanti, ma la faccio dal mio punto di vista, perché credo che
sia importante anche capire in che spirito poi il laboratorio è entrato in questa attività. Il progetto del 2020, diciamo, è stato già discusso, non entro in questa parte. Settembre 2020, io non ero ancora direttore, nel senso che il mio mandato da direttore dei laboratori del Gran Sasso inizia il 15 ottobre 2020, giusto in tempo per la pandemia, perché la zona rossa dell'Abruzzo è il 20 ottobre, quindi me la sono vissuta bene da direttore. A settembre 2020 ricevo una telefonata dalla professoressa Inverardi, la quale mi dice: buongiorno, sono il professor Inverardi, è un piacere, vorremmo montare un nuovo centro di calcolo ai laboratori del Gran Sasso. E dico, ma insomma, mi spiega il contesto e così via. E quello che ci tengo a dire è questo, diciamo, io, il mio accento mi tradisce, io non sono abruzzese, sono milanese, anzi sono bergamasco di nascita, però avevo vissuto l'epoca del terremoto all'Aquila, da Milano, con molti colleghi che stavano qui, avevo cercato di aiutare per quanto potevo, quindi trovavo l'iniziativa sui disastri naturali importante, ma trovavo anche importante un altro aspetto. L'aspetto che secondo me diventava importante era che, è un po' questo anche l'idea del titolo, no? Quando dice obiettivo di innovazione. Io ho lavorato per tanti anni all'INFN nel contesto del trasferimento di conoscenza. E un mio vecchio professore mi diceva che la ricerca diventa innovazione soltanto quando supera la soglia del sociale, cioè fin tanto che la ricerca rimane confinata nei nostri laboratori è ricerca, va bene, interessa a qualcuno, ma quando ha un impatto sociale quella è innovazione. Allora io ho pensato che quando Paola mi proponeva questa attività da implementare ai laboratori, fosse un meccanismo importante per far sì che l'attività di ricerca fondamentale che viene svolta nei nostri centri di ricerca avanzati diventasse fruibile da tutti, implementando un'infrastruttura e supportando un'infrastruttura che doveva avere una ricaduta su tutto quello che poteva essere il tessuto sociale abruzzese in prima istanza, ma in generale il centro Italia e nell'Italia in generale. Quindi dal mio punto di vista mi sono impegnato fin da subito a cercare di trovare una soluzione, seppur la proposta mi è arrivata un po' così, dicendo io non sono ancora direttore, cosa devo fare? L'altro punto importante è stato questo passaggio col Cineca, la dismissione del cluster Galileo era in atto, intorno alla fine del 2020 sono iniziati i contatti tra i laboratori del Gran Sasso e il Cineca e viene definito un piano economico, perché l'altro problema che avevamo era che il CED doveva accettare, poi ve lo spiegherò un po' meglio, il centro di calcolo doveva accettare questa nuova installazione che chiaramente era abbastanza invasiva dal punto di vista pratico. Firmiamo il contratto con il Cineca nel 2022 e 7 REC del cluster, 7 blocchi di questo cluster Galileo vengono trasferiti al Gran Sasso. E in qualche maniera questo poi diventa il nodo che verrà messo a disposizione, anche che è già a disposizione in qualche maniera, del consorzio HPC 4DR. Questo è il 5 aprile 2022, il cluster Galileo che arriva ai laboratori del Gran Sasso. Abbiamo dovuto chiaramente pagare un trasporto speciale, abbiamo dovuto cercare di organizzare le cose, ma ad aprile 2022 la cosa diventa, diciamo, da puro progetto diventa concreta, è qualcosa che tocchiamo con mano. Mi piace questa fotografia perché ci dice non è soltanto una speculazione, stiamo portando le macchine dove devono andare. L'infrastruttura di calcolo dei laboratori chiaramente era già strutturata nel senso che, come dicevo prima, serve per supportare gli esperimenti, questo chiaramente non cambia. La cosa importante è che abbiamo un servizio di calcolo e reti che chiaramente ha un'esperienza per gestire le infrastrutture tecnologiche di dati scientifici e di calcolo in generale. Ma un aspetto importante è che il laboratorio ha una divisione tecnica, perché una divisione tecnica è cruciale, perché quando uno deve installare un centro di calcolo uno si immagina solo i calcolatori. Però poi comincia a fare il conto e dice, sì, però ho qualche centinaio di kilowatt di corrente elettrica, devo dissipare alcune centinaia di kilowatt di potenza termica, un rack che vi ho fatto vedere prima pesa una tonnellata al metro quadro. E quindi uno comincia a dire, sì, però forse un esperto di calcolo qui non mi serve, mi serve qualcosa d'altro. Quindi questa divisione tecnica per noi è stata fondamentale, perché ha collaborato direttamente con il servizio di calcolo e reti per cercare di capire quali erano le esigenze di questo centro di calcolo. Chiaramente abbiamo tutte le infrastrutture tecnologiche, abbiamo la connessione con gli altri progetti di ricerca
siamo in grado di ospitarlo e c'è un collegamento ad alta velocità con tutti i resti dei nodi, come prima citava giustamente Claudio, abbiamo questa connessione a livello globale con il centro HPC. Aggiungo una cosa, quando siamo partiti con questa attività, in realtà, come dicevo, era un po' una cosa nuova, sono nate altre iniziative, chi sta sul territorio sa perfettamente che ci sono nati altre iniziative legate proprio alla parte, per esempio, sui sisma, e il laboratorio fa parte, sapete che c'è questo nuovo centro che è stato finanziato, che sarà con base a Camerino, forse molti di voi non sanno che il laboratorio è, la parte B di questo centro, e per esempio questo stiamo discutendo che questi centri possono diventare oggetti per supportare l'early warning, per esempio, quindi unendo quello che è la parte strumentale sul territorio a quello che è la parte di calcolo e la capacità di sviluppo del calcolo che noi abbiamo nel centro dei laboratori del Gran Sasso. Quindi tutta questa roba qua in realtà, oltre a essere nata, secondo me, e qui riprendo le parole di Paola, da un punto di vista anche di entusiasmo, sta anche generando altre cose, cioè sta generando il fatto che nascono progetti collaterali o a latere in qualche modo, che in qualche modo vanno ad agganciarsi a questa attività e che possono portare ad ulteriori implementazioni in futuro. Allora, qui non entro nel dettaglio, questa è la descrizione del cluster che è arrivato a Gran Sasso, è molto tecnico in qualche maniera, quello che conta che ci tengo a dire è che è chiaramente una macchina che non è più state of the art, nel senso che sicuramente ci sono macchine più moderne, ma che fornisce ancora una capacità di calcolo notevole. Stiamo parlando di qualcosa come sono 72 per 5, stiamo parlando di circa 350 oggetti come questi, ognuno con due processori avanzati, quindi stiamo parlando di qualcosa come quasi 800 processori, ognuno con 18 core, quindi comunque una potenza di calcolo notevole. Quindi in qualche maniera l'idea col Cineca era che questo può diventare da una parte sicuramente una macchina che può fornire importanti supporti al calcolo, ma secondo me è importante anche immaginare che creare un centro nuovo vuol dire che uno deve anche farsi le ossa, se mi passate il termine. Quindi noi non siamo il Cineca, Cineca rimane a Bologna, Cineca ci dà una mano, l'INFN a Bologna ci dà una mano, pure l'INFN centrale, però dobbiamo imparare, forse usare una macchina che in qualche modo era già nota, era già in qualche modo stata utilizzata, diventa importante anche per noi, per imparare quello che poi potrebbe essere lo sviluppo futuro per macchine più performanti. Però questa macchina è quella che è arrivata dal Cineca. Alcuni aspetti pratici. Allora, ogni rack assorbe 30 kW di potenza. Il peso, come dicevo prima, di ogni rack è circa una tonnellata. Avremo un rack che servirà per fare cloud. E quello che è successo è che quando è arrivata la macchina dal Cineca, molte delle cose che servivano non c'erano, nel senso che la macchina è arrivata nuda e devono ripensare alle cose. Qui devo ringraziare da una parte l'INFN, il laboratorio del Gran Sasso e l'INFN, perché quello che a noi sembrava importante era che la macchina è arrivata, ma bisognava farla funzionare. E quindi quello che abbiamo fatto è abbiamo fatto un investimento al di fuori del PNRR, al di fuori di tutto, per fare in modo che la macchina potesse queste macchine potessero partire. Ci siamo comprati i server, ci siamo comprati gli storage e così via, e abbiamo messo il sistema in condizioni di poter essere operativo. Quello che a me premeva come direttore e come responsabile e a Sandra come supporto era quello che questa macchina potesse essere il prima possibile resa disponibile per cominciare quantomeno a fare i test. È stato un lavoro abbastanza importante perché in qualche maniera la macchina è arrivata nel 2022, siamo nel 2023, in un anno abbiamo dovuto fare gli acquisti, configurare tutto e cominciare a far partire. Come vi farò vedere dopo, qualcosa sta già funzionando, anzi siamo pronti a cominciare a processare i dati. E non è stato uno sforzo piccolo, quindi qui devo ringraziare il centro di calcolo dei laboratori. Ovviamente c'è stata una serie di criticità che qui sono elencate chiaramente, e in questo anno che va dall'aprile 2022 praticamente all'agosto 2023 la macchina è stata configurata, non tutta, siamo riusciti a configurare un rack su 5, però quel rack è pronto a lavorare, quindi l'idea dovrebbe essere quella che in qualche maniera siamo pronti a partire con 72 nodi di un rack installato e funzionante, abbiamo il sistema di storage installato, i sistemi operativi, DNS, in qualche modo
tutta la struttura è pronta per la registrazione degli utenti e per l'inserimento in quelle che sono le richieste che verranno avanzate. Ci tengo a dire una cosa, l'abbiamo fatto, malgrado avessimo anche, in questo momento il laboratorio, penso come possono confermarmi i miei colleghi qui, che rettori e responsabili, sta seguendo un numero di cose infinite, perché questa è una piccola parte del PNRR che arriva ai laboratori del Gran Sasso. Abbiamo speso risorse, abbiamo lavorato in modo importante perché ci tenevamo al fatto che fossimo pronti quantomeno a fare dei test il prima possibile. Abbiamo dato una priorità a questa attività e siamo riusciti a portarla fino a qui. Chiaramente non è finita, però quello che ci tengo a dire è in questo momento il centro HPC 4DR non è più soltanto qualcosa sulla carta, ma esiste anche fisicamente con un oggetto che è pronto a fare quello che deve fare. Okay, questo per me è importante perché trasferire le cose dalle idee a qualcosa che tu tocchi con la mano alla fine diventa sempre un aspetto molto, molto concreto e permette anche alla gente di capire dove stiamo andando. Abbiamo approvato il protocollo, quindi abbiamo un protocollo, una procedura d'accesso e utilizzo delle risorse di calcolo. Questo protocollo è stato approvato dal direttivo di HPC 4DR nel settembre scorso, quindi siamo pronti a generare le procedure d'accesso. Quello che leggerete in questo, chi dovrà accedere alle risorse di calcolo, quello che leggerà in questo documento, che è un documento che vale per la fase di test, nel senso che onestamente il laboratorio è pronto a farsi carico di tutti quelli che sono i costi, la gestione e quant'altro in questa fase, lo facciamo molto volentieri, lo facciamo per essere, diciamo, per vedere come questo oggetto funziona. Poi bisognerà discutere un po' meglio come fare la sostenibilità, perché chiaramente voi potete farvi due conti nel momento in cui abbiamo un oggetto da 300 kW, solo la corrente elettrica quanto costa, il mio budget poi deve essere un po' in qualche modo gestito. Okay? Mi sono perso un pezzo. Avvio della fase scientifica. Allora, quello che abbiamo chiesto lanciando questo protocollo, e poi magari verrà accennato meglio nella discussione scientifica, è che siamo pronti a fare i test. Cioè, in qualche maniera, fare test vuol dire che le macchine sono pronte a ricevere richieste di calcolo e supportare possibili attività scientifiche. Chiaramente, per ora con un REC su 5, ma in qualche maniera l'idea verranno implementate e stata facendo. Abbiamo avuto alcuni contatti, non è ancora partito nulla, però riteniamo, questa è una cosa che ritengo come laboratorio, ma ritengo anche come centro di calcolo e come INFN, se siamo pronti a far partire delle attività di test, è importante non soltanto per la parte scientifica, ma anche per noi per capire come fare il completamento dell'implementazione dell'infrastruttura. Cioè, l'infrastruttura è pronta, però probabilmente richiederà ottimizzazioni, quindi se i test vengono fatti e ci vengono dei feedback che ci spiegano che cosa è meglio fare per certe strategie, siamo disponibili, siamo aperti, ma questi test devono cominciare. Quindi la mia richiesta a tutti coloro che sono interessati è: avanzate proposte, siamo pronti a riceverle e sicuramente daremo corso a quello che possiamo fare. Chiaramente ci sono gli sviluppi futuri. Prima Claudio ha accennato ai fondi che arriveranno dal PNRR. Questi fondi serviranno per aggiornare risorse IT, l'adeguamento del CED, perché chiaramente il centro di elaborazione dei dati va adeguato, e un aspetto importante è personale. Chiaramente il centro di calcolo diventa particolarmente anche oneroso da gestire e quindi in qualche maniera va integrato questo. La divisione tecnica e il servizio di calcolo stanno già lavorando sul progetto, ci sarà il nuovo pavimento, ci sarà un'isola fredda specificatamente dimensionata per tenere questi per 10-12 rec, cioè in realtà stiamo pensando già al fatto che possa essere più grande il centro di elaborazione dei dati di quello che non è adesso. Il piano è avere già un oggetto allargato e vi posso anche accennare che stiamo già allocando spazi per un cluster GPU che dovrebbe venire, anzi che è già arrivato dal GSSI, e dovrebbe arrivare anche un cluster di calcolo dell'Università dell'Aquila che ci ha chiesto ospitalità, e quindi siamo pronti anche a fare queste installazioni qua. L'idea è di riconfigurare tutto in modo adeguato. Avremo i nuovi UPS, duplicheremo le linee e in qualche maniera la nostra idea è che il nuovo centro di elaborazione dei dati sarà completamente funzionante, completamente diciamo sviluppato entro la metà del 2025. Cioè le gare d'appalto sono già partite, stiamo lavorando, 2024 sarà l'anno in cui prepareremo, completeremo le gare d'appalto, completeremo le installazioni, ci teniamo questi 6 mesi di margine anche perché chiaramente i tempi, capite, cioè,
di principio fine 2024 sarebbe tutto a posto, ma non ci crede nessuno, cioè in qualche maniera lo sappiamo perfettamente che un po' di ritardi ce li troveremo, quindi metà 2025 lo trovo ragionevole. Avremo tutta una serie di cose. Sul personale abbiamo, attraverso il Centro Nazionale, in questo momento assunto due tecnologi e due tecnici a tempo determinato, sono due persone inserite nel sistema del servizio di calcolo dei laboratori. Chiaramente queste persone hanno un contratto a tempo determinato e dovremo garantire la permanenza ulteriore, perché avranno un contratto per 3 anni e poi dovrò affrontare il problema con il mio presidente, con tutti, per capire come dare continuità a un'attività che secondo me deve essere mantenuta. È chiaro che gli aspetti di sostenibilità a medio e lungo termine andranno analizzati, nel senso che sicuramente c'è un aspetto che va tenuto in considerazione. Però chiudo con questa fotografia fatta l'altro giorno, nel senso che siamo io e Sandra davanti al REC installato e funzionante. Quello che vedete è che questo qui è la parte di controllo e cloud, questa è la parte di storage, questo è il primo REC montato e quello che copro io qui è il cluster GPU del GSSI che è già stato installato e che verrà installato ulteriormente. Quindi siamo pronti a partire, direi che è stata un'esperienza anche impegnativa, ma sicuramente interessante, e sono convinto che avrà delle ricadute se tutti noi lavoreremo in modo coerente. Grazie. Invito Emanuele a raccontarci che cosa ci faremo con queste questi scatoloni. Questi armadi, sono armadi. Grazie a tutti, io mi presento perché magari sono un po' fuori zona, sono Casarotti, sono un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E come tanti di noi ho partecipato fin dall'inizio un po' alla stesura di questo progetto, di questo consorzio. E, onestamente è stata un'avventura molto interessante, piena di anche colpi di scena, come abbiamo visto anche diciamo con il racconto di Paola. Io però vorrei focalizzarmi qui un po' su quelle che sono le articolazioni scientifiche, diciamo, di questo consorzio. Abbiamo già detto che nasce anche dallo spunto che è venuto dal framework di Sendai per la riduzione dei rischi connessi ai disastri. Il framework di Sendai parla di fondamentalmente una governance del rischio attraverso delle azioni e delle decisioni che siano all'interno di comunità sociali, economiche, politiche e ambientali, ovunque e a tutte le scale. Quindi è, diciamo, un protocollo abbastanza ambizioso, cioè un framework abbastanza ambizioso, che ha fondamentalmente elencato 4 priorità. Capire il rischio dei disastri, rafforzare la governance, la gestione dei disastri, investire nella resilienza e sviluppare la preparazione per una risposta efficace, dicono build back better, cioè ricostruire, tornare indietro, ricostruire meglio di quello di prima. E il consorzio, diciamo, ha subito declinato queste priorità in 4, noi abbiamo chiamato capitoli, ma sono 4 aree, insomma, a cui si aggiunge poi l'area infrastrutturale. Quindi sono capire la pericolosità dei fenomeni naturali, studiare la vulnerabilità e l'impatto di questi fenomeni sul territorio e sull'uomo, rafforzare preparazione e resilienza e studiare anche la parte di ricostruzione e sviluppo sostenibile nelle aree colpite. Dico subito che secondo me il supercalcolo è sempre stato trainato tra le varie applicazioni nella sua storia anche dallo studio di quei fenomeni naturali legati ai disastri, terremoti, vulcani, ambiente, clima, previsione del meteo,
sono sempre stati, diciamo, esempi trainanti di quello che è stato l'utilizzo del supercalcolo. Qui si vuole andare un po' oltre, un po' della novità, diciamo, di questo centro, sta proprio nell'integrare discipline che normalmente rimangono un po' ai margini del supercalcolo, nell'ottica di sviluppare qualcosa che sia utile alla società e quindi non si fermi, diciamo, alla parte, adesso l'abbiamo detto anche prima, insomma, quindi non si fermi esclusivamente alla parte sociale, ma alla parte, diciamo, scientifica in senso tecnico, ma arrivi anche alla gestione economica, appunto, e alla parte giuridica anche, insomma, in un certo senso. Questa visione è proprio, diciamo, compelling con quello, cioè è proprio, come dire, rientra proprio anche in quello che è la review di metà mandato, diciamo, di questo framework, dove si legge tra l'altro che appunto le nuove tecnologie, parliamo di HPC Exascale, di intelligenza artificiale, di quantum computing, forniscono opportunità per superare i problemi legati alla governance del rischio, ma ci sono ancora problemi che riguardano la possibilità di avere dati accessibili, interoperabili e di qualità, dove quindi significa avere dati che siano aperti ai ricercatori, che siano interoperabili, quindi che si possa avere una filiera di dati che passando da una disciplina all'altra possono essere utilizzati con facilità e di qualità, che vabbè, questo è, diciamo, nel nostro mondo è abbastanza scontato, insomma. Esiste però anche la mancanza ancora di capacità di interpretare questi dati, che è qualcosa che diciamo l'HPC può sostenere, quindi la formazione di persone in grado di, e non parlo soltanto dei tecnici ma anche delle persone che sono, potremmo chiamarle decisori, che quindi hanno la capacità di capire e gestire e modellare i fenomeni ed interpretarli. Qui ho aggiunto anche di spiegarli i fenomeni, questi dati, perché insomma questi modelli. Diciamo, tutto questo, come abbiamo già visto, va in quello che è la strategia europea per quello che riguarda i dati, dove c'è dentro anche diciamo Leonardo e il centro nazionale HPC. Qui ho illustrato alcuni numeri, fondamentalmente ritornerò poi più avanti sul numero che secondo me è importante, che riguarda il numero dei professionals, cioè delle persone che saranno occupate nella gestione, management, analisi, tutto quello che serve per dei dati in senso lato. Torniamo ai quattro capitoli, cominciamo col primo, questo è capire la pericolosità dei fenomeni naturali. Allora, facendo una ricognizione che è stata poi la prima attività del consorzio, attraverso le università e gli enti di cui ne fanno parte, abbiamo visto competenze in vari fenomeni naturali che poi sono portano a evidenti disastri, alluvioni, cicloni, terremoti, tsunami, siccità, vulcani, space weather, e fino anche durante il Covid è venuto fuori anche la parte che riguarda le epidemie, insomma. Cosa vogliamo fare all'interno di questo capitolo? Sono fondamentalmente creare un gemello digitale di varie aree, fondamentalmente. I gemelli digitali si caratterizzano poi per tre tipi di applicazione: sono simulare direttamente i fenomeni naturali, e l'utilizzo dell'HPC, del supercalcolo, ci permette di simulare a una risoluzione più ampia, a una scala temporale e spaziale maggiore, addirittura in alcuni casi a creare delle simulazioni che siano più rapide degli eventi stessi. Per esempio c'è l'esempio degli tsunami, che in un certo senso, essendo un fenomeno, un terremoto genera uno tsunami, questo tsunami si propaga nell'oceano, nel mare, ha una velocità finita di propagazione, e per esempio dalla Turchia alle coste calabre ci mette all'incirca 4, 5, 6 ore, dipende un po' da dove sta, da dove è nato il terremoto. E in questo senso è possibile
creare delle simulazioni che siano più veloci dell'evento stesso, in modo tale da avere una stima di quello che è diciamo, l'impatto sulle coste. E poi c'è un altro tipo di applicazione che significa, si chiama, diciamo, in generale sono gli ensemble, cioè mettere insieme diverse simulazioni, tenendo conto quindi dell'incertezza che sono che è intrinseca nei fenomeni naturali, insomma. E quindi si può studiare la pericolosità in termini probabilistici, si può fare anche del forecasting per alcuni, diciamo, fenomeni naturali, e si può studiare quello che è, insomma, si possono fare delle inversioni. Il classico esempio è la tomografia. Noi abbiamo la capacità, attraverso la simulazione dei terremoti, di simulare le onde sismiche. Comparando le onde sismiche con quelle con i dati, insomma, con le simulazioni con i dati, possiamo permetterci di studiare quello che è il terreno che è stato attraversato dalle onde sismiche, una grossa ecografia di fatto, no, della Terra. In ultimo ci sono tutte quelle che sono le analisi dati, che in questo momento sono legate soprattutto all'intelligenza artificiale. Parliamo quindi di analisi di immagini, analisi di serie temporali, di sismogrammi, e anche, qui diventa molto importante secondo me per il futuro, anche l'analisi in continuo, vuol dire mentre i dati fluiscono, che vengono dalle nostre reti di monitoraggio. Questa è una simulazione di una eruzione vulcanica a vulcano, fatta l'anno scorso, insomma, all'interno di uno dei vari progetti europei, però era giusto per dare un esempio di quello che poteva essere, diciamo, una simulazione di cui ho parlato, insomma, no? Tutto questo, quindi la possibilità di avere nuove tecnologie, la possibilità di essere sostenuti dalle iniziative europee e nazionali, la possibilità di avere grosse quantità di dati, utilizzo di intelligenza artificiale. E anche, qui introduco un argomento, insomma, che ancora non è stato definito nei vari centri di supercalcolo, ma si chiama urgent computing, cioè la possibilità di avere delle macchine immediatamente dopo che avviene un disastro, in modo tale da poter fare delle simulazioni, ci guida verso la definizione di un multi-hazard. Questo multi-hazard è di fatto, questo è lo studio della pericolosità, la prima step per gli altri. Quindi noi potremo passare attraverso questa definizione di queste simulazioni, attraverso questa definizione di pericolosità, agli altri capitoli, per esempio quello dello studio della vulnerabilità e dell'impatto. Ma di cosa? Noi lavoriamo quindi sull'ambiente fisico, sia a scala regionale che locale, sulle infrastrutture e sugli edifici strategici, sull'ambiente antropico, aree metropolitane, costiere, interne, industriali, e anche sulla salute e sulla vita umana. Quindi è importante, quindi, come dicevo, le attività relative a questa, la caratterizzazione dei fenomeni che abbiamo visto in precedenza, rappresentano l'input per la simulazione delle risposte dell'ambiente naturale ed antropico, e con l'obiettivo di poter impostare delle contromisure, no? Delle possibilità di... Il flusso di gestione fondamentalmente è questo, no? Si tratta di definire quelli che sono il layer, diciamo, fisico e geometrico che definisce, diciamo, quindi fondamentalmente la nostra struttura, no? E i dati che noi abbiamo a disposizione, no? Che possono venire da indagini oppure da remote sensing. Poi si tratta di simulare sia la parte che riguarda la risposta, sia la risposta dell'ambiente fisico, quello dell'ambiente antropico, del costruito, insomma, e anche quelle delle reti, autostrade, infrastrutturali, insomma. E le conseguenze, quindi parliamo di le conseguenze sulla salute umana, sulle azioni e sulla possibilità del tessuto economico della società, di quali sono l'impatto su questo, e in base a queste analisi di definire quello che sono gli interventi di mitigazione del rischio, sì, sui vari oggetti, diciamo, del nostro studio, insomma, no? E vale dire che questo è uno studio multiscala, ce ne andiamo dal livello regionale al singolo traliccio della corrente, quindi alla singola struttura. C'entra la probabilità, cioè dobbiamo tenere in conto quelle che sono le incertezze
epistemiche, direi, quasi intrinseche, diciamo, della nostra realtà, no? Quindi creare scenari multipli di questo. Diciamo, qui gli ingegneri sono molto bravi nel sottolineare che deve essere efficiente in termini sia di costi che di rapidità, in questo senso, diciamo, almeno sulla rapidità l'HPC è sicuramente una parte importante. E poi sottolineo ancora una volta l'interdisciplinarità di tutto questo, dove sia la fisica, parliamo di meccanica, parliamo di fluidinamica, no? Quindi sono modelli multiphysics, sia gli esperti vengono da aree diverse, no? Sicuramente ingegneri esperti del domain sismology o quant'altro, insomma, ma anche economisti e giuristi. Volevo farvi un esempio di un workflow di questo tipo l'esempio di questo pilot che stiamo portando avanti all'interno di EOPEX, che è un progetto europeo per il design, la preparazione e realizzazione di una piattaforma HPC a livello europeo, e quindi è un workflow probabilistico che integra la parte sismologica, quindi con scenari di accelerazioni del suolo, con quello che è l'ingegneria strutturale con impatto su edifici strategici. E questo, c'è uno schema rapido del workflow, però fondamentalmente si tratta di definire quelli che sono gli ingredienti delle nostre simulazioni. In particolare, queste sono la definizione di quelle che possono essere le sorgenti sismiche, cioè dove e in che modo e quanto forte viene generato un terremoto, la nostra conoscenza del sottosuolo, in questo caso il modello tomografico del sottosuolo, ma noi per, diciamo, alte frequenze abbiamo bisogno di molto di più. Tra parentesi, questo modello tomografico è stato creato attraverso l'utilizzo del supercalcolo, sono 40 milioni di ore che nel 2014 sono state utilizzate per creare il modello a scala italiana, insomma, no? A una risoluzione insomma, ancora non superata, ecco, diciamo. E poi, una volta ottenuto, diciamo, definite quelle che sono le sorgenti, definite le incertezze in gioco, definite il modello del terreno, siamo in grado di simulare quello che è, per esempio in questo caso, il fucino del 1918, di cui conosciamo poco perché ancora non dati, insomma, dal punto di vista scientifico non erano a disposizione, insomma, e in questo caso viene creato quello che è un sismogramma probabilistico, cioè un insieme di sismogrammi che, a seconda delle condizioni e del tipo di sorgente che li ha generati, formano questa nuvola, no, di punti, dove noi possiamo andare a vedere quelle che sono le incertezze e con che probabilità queste incertezze vengono, queste accelerazioni vengono raggiunte. Questo rappresenta la parte a bassa frequenza dello spettro delle onde sismiche. In realtà, per le applicazioni ingegneristiche, noi abbiamo bisogno di frequenze molto maggiori, quindi di solito si utilizza un approccio stocastico, anche questo attraverso l'utilizzo o di intelligenza artificiale, diciamo, nell'ultimo periodo, insomma, o altri metodi, che ci permette di aggiungere a quello che è la componente a bassa frequenza anche la componente ad alta frequenza. E questa parte qui viene creata, quindi questo ensemble probabilistico di sismogrammi viene poi passata, diciamo, alla componente ingegneristica per poter analizzare quelle che sono gli impatti sulle strutture, no? Qui ho esemplificato attraverso l'utilizzo anche qui di software open source, in questo caso OpenSys, quello che è l'analisi non lineare dell'impatto sulle strutture, in questo caso i tralicci, più in basso abbiamo l'esempio di una struttura, di una torre, insomma, ed è in atto anche uno studio di come poter arrivare addirittura a applicare a tutte le sorgenti sismiche dell'Appennino su quello che è il foro romano. Questa parte qui è uno degli esempi in cui Leonardo offre una potenza di calcolo sufficiente per poter cominciare a testare quelle che sono la fattibilità di questo tipo di applicazione, no? Quindi, insomma, se le simulazioni qui in questo caso sono quanto riusciamo a ottenere come valore, come informazione da questo tipo di analisi. Il terzo, diciamo, capitolo riguarda invece la preparazione e la resilienza.
Quindi l'interpretazione dei dati dallo studio della pericolosità e della vulnerabilità entra nel ciclo di prevenzione, quindi parliamo di un ciclo, no? Un continuo, una continua attività per fornire alle popolazioni le informazioni e le competenze necessarie per affrontare crisi, pericoli. Qui il centro si prefigge varie cose in cui l'utilizzo dell'HPC viene probabilmente del supercalcolo viene probabilmente a un'intensità più via via più bassa, no? Nel senso che si tratta di sicuramente di utilizzare intelligenza artificiale e supercalcolo, ma non serve probabilmente raggiungere prestazioni di tipo exascale. E in questo senso si tratta di ottenere anche di connettersi con la popolazione, con la comunità, e di ottenere in questo senso dati e informazioni dalla comunità locali, quindi dai cittadini, dai tecnici, ma anche da estrarle automaticamente dall'analisi del social network. Si tratta di aiutare a prendere decisioni informate sulla gestione delle emergenze. Si tratta di combinare conoscenza scientifica e conoscenza del posto per migliorare la percezione del nostro territorio, ma anche di aggiornare attraverso una costante analisi dei dati che vengono dal monitoraggio le analisi di rischio per poter poi pianificare azioni da implementare durante l'emergenza. Questo è un po' l'esempio alcuni esempi di quello che si potrebbe fare. Per esempio, si possono applicare algoritmi di ottimizzazione a scenari multirischio per studiare il comportamento della popolazione in caso di terremoti o epidemie o frane, dove collocare in maniera ottimale rifugi per l'evacuazione o dove come ottimizzare la logistica in caso di soccorso. Qui mi abbasso un po' perché è il quarto capitolo, ricostruzione e sviluppo sostenibile. Questa parte è, a mio avviso, quella più challenging, nel senso che, come dicevo prima, l'HPC supercalcolo è stato usato ampiamente per descrivere quelli che sono i fenomeni naturali. Qui vogliamo andare oltre, vogliamo portare questa parte di conoscenza che deriva dall'utilizzo dell'HPC in questo ambito alla parte che riguarda lo sviluppo della comunità. Quindi la ricostruzione e lo sviluppo di questa comunità. Qui sottolineo che è molto importante la parte di multidisciplinarità che caratterizza questo consorzio, no? È interessante perché oggi questo è il video della giornata di oggi che riguarda proprio il fatto che per combattere i disastri naturali dobbiamo anche combattere le disuguaglianze, no? Quindi in questo senso entra il discorso che entra l'uomo in questo discorso. Noi possiamo avere delle macchine bellissime che ci permettono di fare i calcoli più precisi della Terra, però abbiamo bisogno di poterci connettere con quella che sono le comunità, e in particolare sottolineo che la giornata di oggi con quelle che sono le comunità più svantaggiate, i comuni più piccoli, e in questo senso nelle strategie che il consorzio può fare, nei servizi che il consorzio può offrire, c'è sicuramente quello di poter sostenere reti tra, almeno così io posso immaginare, tra reti tra magari piccoli comuni che sono più esposti a rischio di disastri naturali. Un ultimo aspetto che trovo estremamente importante riguarda quello che è la formazione. La formazione professionale, noi abbiamo bisogno di persone competenti che abbiano le competenze in questo ruolo, e quindi sottolineo qui il ruolo delle università sul territorio, ma anche la formazione a rischio per quello che riguarda la comunità. Sottolineo ancora dei numeri, nel settore noi abbiamo una previsione di un raddoppio del numero di persone dedicate in maniera professionale ai dati,
C'è un problema di stipendio collegato, perché queste persone sono molto richieste, sono molto difficili da trovare e noi ci fa fatica a pagarli rispetto a Google o quant'altro, insomma. E poi lancio due spunti finali che riguardano l'incertezza, di cui abbiamo parlato spesso durante questa presentazione. Noi ci troviamo di fronte a fare della scienza e qualcuno ha detto che la nostra capacità di fare della buona scienza è capire come gestiamo l'incertezza, cioè capire quante sono le nostre incognite, capire quali sono le nostre strategie per valutarla e limitarla. Io qui faccio un esempio di un percorso che è stato proposto per quello che riguarda parlavo prima degli tsunami, quindi la previsione probabilistica di quello che è le inondazioni prodotte da uno tsunami. Ci troviamo di fronte al monitoraggio in real time della parte sismica, attraverso la quale noi possiamo, una volta che c'è stato il terremoto, definire la posizione del terremoto e la magnitudo e anche la profondità. In questo caso noi abbiamo degli errori associati, degli errori inevitabili, è una distribuzione di probabilità. Noi sappiamo che il terremoto sta lì più o meno una certa quantità di chilometri. Tenendo conto di questo e del fatto che noi abbiamo un database delle possibili tipi di sorgenti che possono essere in una determinata zona, quindi in tempi veramente molto rapidi, perché dobbiamo ricordarci che noi abbiamo una decina di minuti per poter dare un'informazione alla protezione civile, possono essere calcolate le probabilità di sorgente sismica e per ognuna di queste generare delle simulazioni di tsunami. Combinando queste simulazioni di tsunami noi abbiamo una distribuzione di probabilità di determinate inondazioni dovute allo tsunami. Quindi vuol dire che in un certo posto noi sappiamo che probabilmente si raggiungerà una certa intensità, quindi una certa onda di una certa altezza, e in base a quella definire quelli che sono i sistemi di allerta. Ecco, questo è un workflow che permette di andare a inserire l'incertezza in quelli che sono gli impatti di protezione civile. L'ultimo punto che volevo parlare è come portare la conoscenza scientifica alla comunità, quindi la comunicazione. Io avrei voluto dire, forse un tempo avrei detto ai decisori, ai politici, ma a parte il qualunquismo di questa affermazione, poi mi rendo conto che in realtà è la comunità stessa di cui i politici fanno parte che deve essere, in un certo senso, pronta a gestire la conoscenza che riguarda i rischi naturali, ma anche capace di gestire la comunicazione scientifica. Allora io, come esempio di comunicazione, vi faccio vedere quello che ha fatto il GSSI e l'Università dell'Aquila per quello che riguarda la simulazione del terremoto dell'Aquila del 2009. Questo è un progetto Open Data L'Aquila, che potete vedere, c'è un sito, e probabilmente anche dopo qualcuno parlerà magari anche di questo. Insomma, no? Questo si tratta della simulazione a livello delle case, di quello che è stato di uno scenario che riguarda il terremoto dell'Aquila, che tiene conto anche di tutti quelli che sono il sottosuolo, no? Quindi le varie differenze di litologie, di velocità delle onde sismiche all'interno del territorio, insomma. Esattamente, a livello del singolo edificio poi è possibile andarsi a vedere quelli che sono gli spostamenti e le velocità che il singolo edificio ha avuto. E a livello di comunicazione volevo farvi vedere anche quanto la rapidità conti. Qui a sinistra c'è un esempio di le abbiamo chiamate shake movie, sono le animazioni che ha fatto ottenute risolvendo le equazioni della propagazione delle onde sismiche per il terremoto, per esempio, che è avvenuto nel 2020 in Croazia, magnitudo 6.4. Lo faccio vedere perché è rimbalzato su tutti i giornali croati e quindi abbiamo ottenuto
360.000 visualizzazioni nell'arco di una giornata. E si tratta di un esempio semplice, nel senso che non è, la sorgente è semplificata con quello che noi sappiamo in quel momento. Però è importante dire che queste cose devono essere fatte nell'arco di qualche ora dopo un evento sismico, perché contrariamente alle eruzioni vulcaniche i terremoti non si vedono, si subiscono soltanto le conseguenze, no? Dopo che è passato, le vibrazioni, i danni, vediamo quello, non vediamo il fenomeno fisico, no? E questo ci permette di visualizzarlo in un certo senso. E inoltre dimostra anche la capacità della scienza di essere al passo, no? Quindi in un certo senso anche come protezione civile è importante far vedere di sapere qual è il fenomeno di cui stiamo parlando, insomma. A destra invece abbiamo un altro esempio in cui nel 2011 è stata fatta una simulazione per uno scenario in una regione che è piena di crateri, sembra un po' la Luna, ma in realtà sono i Campi Flegrei, ed è l'ultima eruzione importante, quella del 4.500 anni fa circa, che è un'eruzione pliniana, e questa è l'animazione dei flussi piroclastici. In rosso ci sono le temperature a 100 gradi, in giallo le temperature a 350 gradi di tra l'altro, appunto, adesso oggi dovrebbe essere anche uscito un post in cui spiegavo meglio questa simulazione, perché ovviamente nel 2011 nessuno se l'è calcolata, nel 2022 questa è diventata di importanza, diciamo, per la popolazione che ha visto questi video, insomma, importanti, no? E, ecco, come fare perché queste conoscenze in un certo senso siano utili prima, diciamo, di essere diventare emergenza, ecco, questo secondo me rappresenta ancora una grossa sfida, no? In questo senso, tra l'altro, appunto, preciso che questo si tratta di soltanto una parte di quello che è un fenomeno vulcanico di una certa importanza, si tratta di un'eruzione veramente imponente, molto improbabile peraltro, insomma, e che appunto rappresenta soltanto i flussi piroclastici e non tutto quello che è ancora possibile che avvenga all'interno di un'eruzione complessa come potrebbe essere questa. Sono andato forse un po' lungo. Allora, adesso arriva la parte meno programmata per mancanza di tempo di questo incontro, che però è importantissima. Abbiamo pensato di dare l'opportunità, non è un obbligo, ai rappresentanti dei membri del consorzio presenti qui di aggiungere qualcosa al programma che ci ha presentato Emanuele, che è il programma che condividiamo, che realizzeremo insieme. Però è chiaro che ognuno di noi darà un contributo basato sulla propria esperienza, sulle risorse di cui dispone e sulle ambizioni che ha. E io ho una lista forse non definitiva di coloro che hanno confermato la disponibilità a partecipare. Non ho ancora capito se ci sarà anche un intervento a distanza oppure no. Comunque proverei ad andare in ordine alfabetico di ente. E quindi, poiché non mi risulta purtroppo la presenza del CNR, vero? No. C'è lei con la disponibilità a intervenire? Prego, allora cominciamo. Si accomodi. Non mi era arrivata conferma, non so se l'avete mandata. Ah, ecco, quindi forse è stata male interpretata come conferma dell'Università del Molise. No. Se vuole cortesemente presentarsi. Salve, io sono Ilaria Trizio, delegato della sede aquilana dell'ITC del CNR. Sicuramente il contributo che possiamo fornire al consorzio risiede nella produzione di dati e probabilmente anche nella loro interpretazione, in quanto le competenze del nostro istituto sono rivolte alla documentazione digitale e all'analisi dei dati del patrimonio costruito nella sua accezione più ampia, delle infrastrutture e del paesaggio costruito, ovviamente in quanto appunto soggetti a multirischio. Quindi semplicemente era soltanto questa precisazione.
Benissimo, non vuole aggiungere altro? Siamo disposti appunto a collaborare in questo senso e ci inseriamo in quello che ho visto anche nella presentazione del dottor Casarotti, siamo allineati in questo e disponibili a gestire insomma questo ambito. Benissimo, la ringrazio, grazie. In ordine alfabetico tocca a Lina, Enzo Brocato. Anzi, ho sbagliato perché c'è prima la lettera G. Vabbè, cominciamo dagli enti di ricerca, poi passiamo alle università. Allora, intanto grazie dell'opportunità di dire due parole. Intanto l'INAF, diciamo, cosa c'entra in termini di disastri potenziali? Ce ne sono, diciamo, quelli che vengono dal cielo, ce ne sono alcuni che vanno considerati. Intanto abbiamo l'esperienza di dei meteoriti, degli asteroidi che hanno impattato sulla Terra. In Russia ci sono Tunguska, che ha fatto dei danni all'inizio del secolo scorso, ci sono quelli più recenti del 2013, in cui ci sono stati circa un migliaio di persone che sono state colpite con effetti, diciamo, anche sulla salute. E quindi questo è qualche cosa che effettivamente dobbiamo poter cercare di prevedere. Allora, noi come INAF abbiamo dei programmi che cercano di monitorare le orbite degli asteroidi in generale e soprattutto di quelli più piccoli, i cosiddetti NEO, Near Earth Object, che sono degli oggetti che appunto sono difficili da seguire e da prevedere. Abbiamo dei programmi che fanno questo. Uno di questi è anche, visto che abbiamo parlato anche della localizzazione, qui a Campo Imperatore abbiamo un telescopio che ha grande campo, quindi c'è la necessità di avere grandi porzioni di cielo per vedere questi oggetti, perché si muovono rapidamente e sono molto piccoli e molto deboli. Quindi abbiamo un telescopio che fa questo tipo di analisi, abbiamo una camera che vede tutto il cielo e quindi è all'interno del progetto Prisma dell'INAF, che segue proprio che traccia i bolidi che arrivano sulla Terra, quindi quelli veramente piccoli. Cosa c'entra il calcolo? Il calcolo è importante perché per poter monitorare tutto il cielo la quantità di dati che prendiamo è enorme e la rapidità con cui dobbiamo analizzare queste immagini è altrettanto importante, perché dobbiamo ricostruire l'orbita e ricostruire in tempi rapidi, perché altrimenti avere l'effetto dopo, sapere ricostruire dopo è, diciamo, utile dal punto di vista scientifico, ma molto meno per quello riguarda quello che stiamo discutendo qui. Un'altra cosa che sembra, diciamo, banale, ma non lo è per nulla, è che noi abbiamo anche un altro tipo di oggetti che orbitano intorno alla Terra, che sono quelli che abbiamo inviato noi negli ultimi decenni, e che sono i satelliti. Noi abbiamo circa 28.000 oggetti che orbitano sulla nostra testa, ne saranno inviati una moltitudine enorme, se pensiamo a Elon Musk ne vuole inviare circa 40.000, e quindi c'è la probabilità che la fisica ci dice che prima o poi questi oggetti ricadranno sulla Terra. Quindi di questi 28.000 circa il 90% sono detriti spaziali, sono oggetti che ormai non sono più in uso. E quindi poter monitorare questi oggetti, che alle volte si sono anche distrutti, quindi sono pezzettini vari, che hanno però un problema. Mentre gli asteroidi abbiamo una buona probabilità che l'atmosfera venga lì, diciamo, distrugga, o quantomeno riduca in piccoli pezzi, questi oggetti sono di metallo e quindi il metallo è molto più difficile, diciamo, da frammentarsi sull'atmosfera, e quindi l'impatto è potenzialmente più catastrofico. Dunque questa è un'altra cosa su cui stiamo lavorando. La terza, che devo citare, è quella dello space weather, perché il nostro Sole non è un oggetto statico, ma cambia continuamente, ha delle pulsazioni, emette, diciamo, dei campi magnetici molto importanti che vanno a intaccare ad esempio i nostri GPS che usiamo tutti i giorni, ad esempio il volo aereo, ad esempio la corrente elettrica. Ci sono stati dei blackout in Canada anche molto importanti. Quindi saper monitorare quello che succede al nostro Sole è fondamentale. Noi abbiamo delle risorse importanti nel radio, sia a Medicina che lo Sardinia Radio Telescope, che fanno questo tipo di monitoraggio.
Questo è sostanzialmente un flash, per essere rapido. Grazie. Una cosa che volevo aggiungere è il know-how che abbiamo anche che sull'intelligenza artificiale e sul machine learning e sul trattamento dei big data, perché all'interno dei nostri progetti ci sono per esempio le SkyA che trattano veramente petabyte di poi voi lo sapete che avete il nostro gruppo che lavora su questo, e quindi è un tipo di conoscenza che possiamo trasmettere e aiutare quello che secondo me è anche un ulteriore obiettivo del nostro consorzio, che cioè quello di fare formazione e fare in modo che anche localmente abbiamo la capacità, la possibilità di crescere quelli che saranno poi i futuri scienziati e tecnici che lavoreranno qui. Detto tutto, grazie. Vuoi aggiungere qualcosa di specifico sul contributo di NFN? Sì, adesso io dovrei essere calmo, io faccio solo un accenno rapido. Ovviamente l'INFN è interessata non soltanto alla parte, diciamo, infrastrutturale di calcolo, ma anche alla parte scientifica. Ci sono sicuramente gruppi dell'INFN che lavorano nello sviluppare gli algoritmi in prima istanza, intelligenza artificiale e tutte quelle che sono le attività in corso che sicuramente possono essere messe a disposizione. C'è sicuramente una grande capacità nel trattamento dei dati che viene dalle grandi esperienze sugli esperimenti internazionali, CERN in primis, che possono essere sicuramente messi a disposizione come competenza nell'ambito di questo frangente. E poi sicuramente l'INFN ha una grande tradizione sulla modellistica, quindi la modellistica da tradurre chiaramente nell'ambito dei disastri naturali, che va chiaramente interpretata. Per dirne una, l'INFN si è occupata spesso di monitoraggio in ambito da fallout, per esempio, dispersione di inquinanti, attività legate, abbiamo avuto per esempio molte attività legate anche a attività per esempio di controllo sulle acque, per esempio i ghiacciai più che le acque, lavorato in ambito del glaciologico, in ambito, abbiamo avuto attività anche in ambito per esempio dell'Antartide e così via, quindi in qualche maniera le parti, ci sono alcuni aspetti abbastanza specifici, soprattutto sugli agenti fisici, dove l'INFN può dare una mano, chiaramente, soprattutto secondo me sulla parte che riguarda come aiutare l'implementazione dell'algoritmica per efficientare il calcolo e per efficientare tutto quello che è la parte, diciamo, che poi può essere di utilizzo anche per altri tipi di applicazioni, perché questa è un'esperienza che sicuramente l'INFN ha molto forte. Grazie. Dunque, io non sono sicuro se da parte di NGV c'è, come si fa a vedere chi è collegato? Tu, Emanuele, sai se Rita Di Giovanbattista interverrà come... Non interviene? E allora vuoi aggiungere qualcosa tu o pensi di aver detto? Vabbè. Scusa. Divisione. C'è solo Giovanna Vestiano. Solo Giovanna Vestiano. Okay. Ma abbiamo il professor Sciarpa in sala. Un attimo che adesso facciamo il giro degli Atenei, partendo dal GSSI che prima avevo saltato nell'ordine alfabetico, ma ora Francesco Viola. Sì, buongiorno a tutti, io sono Francesco Viola del GSSI e posso dire che il Gran Sasso Science Institute ha aderito con grande entusiasmo al consorzio, io poi sono anche nel consiglio scientifico, e ha portato nel consorzio l'expertise legata a dei progetti che sono già in atto da diversi anni al nostro interno. In particolare abbiamo messo su un'infrastruttura all'avanguardia per creare delle repliche digitali, i cosiddetti digital twins, di ambiente urbano ed extraurbano, aggregando dati da differenti sorgenti, per esempio dati da satelliti SAR, da droni e da mappe geofisiche. Questi dati, che hanno differenti diciamo così, sensibilità, sono poi aggregati utilizzando una procedura basata sull'intelligenza artificiale, appunto per creare questa replica digitale di una certa area del territorio.
E questo poi diventa uno strumento preziosissimo per poi fare delle analisi di simulazione, come ha spiegato anche Emanuele prima, per simulare e prevedere gli effetti di alcuni disastri, come per esempio il verificarsi di terremoti, inondazioni oppure di valanghe. Un esempio su tutti, di cui abbiamo visto un breve accenno prima, è la simulazione degli eventi sismici. Il progetto Open Data L'Aquila appunto ha riprodotto la mappa tomografica del centro urbano dell'Aquila, ma anche della parte extraurbana, includendo il cratere sismico, e abbiamo quindi calibrato il modello utilizzando i dati disponibili del terremoto del 2009. E adesso questo è uno strumento predittivo, nel senso che ci permette di prevedere non i terremoti ma il loro effetto, quindi di simulare sinteticamente, riprodurre sinteticamente un terremoto e vedere quali sono le aree più colpite, in particolare quantificare anche in termini economici i danni nell'ambiente urbano soprattutto. Ma questa è stata, diciamo, solo una parte delle attività. Nel frattempo siamo andati avanti, abbiamo continuato ad arricchire con nuova fisica e quindi aumentando la capacità predittiva dei nostri modelli, inserendo ad esempio una parte di fluidodinamica per simulare l'effetto delle inondazioni, oppure una parte di simulazioni di mezzi granulari per simulare la dinamica, per esempio delle masse nevose. E quindi abbiamo inoltre, stiamo lavorando su un modello di propagazione degli incendi e di propagazione dei contaminanti dovuti ad esempio agli incendi stessi oppure a delle anomalie, per esempio di un impianto chimico. E questo comporta chiaramente la simulazione della parte atmosferica, che richiede quindi la simulazione multiscala ed è molto pesante computazionalmente. Sono arrivata alla parola computazionale, dove entra l'HPC in tutto quello che vi ho raccontato? Ovunque, perché aggregare dati, creare questi modelli, queste mappe topografiche, far, come si dice, girare questi modelli di simulazione richiede non solo una grande expertise tecnica ma proprio potenza di calcolo, perché è fondamentale avere questi risultati nel minor tempo possibile per avere poi una ricaduta e un impatto sul, diciamo, in tempi, diciamo, non accademici ma in tempi nelle scale temporali che si confanno all'utilità del risultato. E quindi il consorzio è fondamentale per portare avanti tutte queste attività che vi ho brevemente enunciato. Okay. Questo è tutto. Grazie. Allora, adesso comincia il giro degli Atenei, l'avevo fatto alzare a vuoto, quindi do volentieri la parola a Nicola Sciarra, Università d'Annunzio, Chieti Pescara. Magari lo leggo direttamente dal... Non ho preparato una grande presentazione, buongiorno a tutti, anche perché sulla pericolosità in particolare noi del gruppo di Chieti siamo interessati allo studio dei movimenti franosi e siamo molto presenti sul territorio perché abbiamo fatto veramente dei grandi studi dopo il sisma 2016. E infatti la mia presentazione, che è molto rapida, quindi quando ieri ci siamo sentiti in estremo tempo su cosa preparare. Allora, la nostra esperienza in questo campo è stata veramente notevole. Dal 2016 in poi siamo sul territorio praticamente quasi giornalmente. Allora, questa è una mappa del territorio abruzzese su cui, come Università d'Annunzio, in particolare il mio dipartimento Disputer, ha interpretato quello che è successo in termini di sismica, in termini di movimenti franosi e in termini di valanghe. Abbiamo praticamente studiato tutto il cratere, quindi tutto il cratere sismico è stato completamente studiato nei minimi particolari, nell'estremo dettaglio. Ma in particolare di cosa stiamo parlando? Parliamo di frane catastrofiche, di frane che hanno indotto sul territorio delle cicatrici notevoli. Qui siamo a Casoli di Atri, dove intere zone sono state evacuate, interi paesi sono stati messi a trasferimento. I particolari di questa frana,
Qui stiamo a Canzano, altra località nota in Abruzzo, non è nota solamente per il tacchino alla canzanese, insomma, purtroppo è nota anche per questi fenomeni disastrosi che hanno distrutto parte del centro storico, sul quale da anni si interviene purtroppo inutilmente, perché sono frane catastrofiche che non si fermano, che noi contiamo con cere. Particolari del centro storico franato di Canzano. Qui stiamo a Campli, altra grande frana del post 2017, grande nevicate, terremoto, quindi frane sismindotte, frane indotte da terremoti, quindi grandissimi, tutti questi fabbricati che vedete sopra sono stati demoliti e sono stati messi a trasferimento anche le popolazioni che ci abitavano, quindi fenomeni veramente grandiosi. L'ultimo caso, il Ponzano, Civitella del Tronto, scusate se corro, se no non riesco a farvi vedere tutto, e la frana di Ponzano, che è stata una catastrofe grandiosa, circa 60 ettari di terreno che si sono mossi dopo le nevicate del 2017, interventi di protezione civile, interventi di geni civili, eccetera. L'università in particolare ha dato una mano nello studio di questi fenomeni. Qui vedete pali del diametro da 1000, ora se c'è qualche ingegnere sa cosa vuol dire spezzare un palo che ha un diametro di un metro, quindi vuol dire forze notevoli, quindi impatti notevoli della natura sull'ambiente costruito. Altri particolari della frana di Civitella del Tronto, stiamo parlando di Ponzano, frazione di Civitella del Tronto, altri elementi, eccetera. Allora, perché il supercalcolo? Perché per noi è così importante entrare in questo consorzio e comunque attivarci con dei sistemi che ci permettano di manipolare o perlomeno di controllare milioni di dati? Questo è, chi ha un po' di esperienza in questo campo, è una restituzione laser scanner del costone di Pietragamela che è stata connessa a dei grandiosi movimenti franosi di crollo. E allora, grazie all'implementazione laser scanner, c'è la possibilità di lavorare su queste pendici rocciose per studiarle nei minimi particolari, ma avere a disposizione una macchina che ci permette di elaborare in tempo reale milioni e milioni di punti, per noi è una ricchezza notevole, perché riusciamo in poco tempo a poter gestire tutta questa massa enorme di dati. Allora, quando si studiano poi i movimenti di crollo, ci sono dei software che ci permettono di capire come è fatto all'interno di una montagna, all'interno di un ammasso roccioso. Quello che noi vediamo esternamente non riesce a farci capire all'interno come possono evolursi ed evolersi le fratture che noi vediamo in affioramento. Per cui una frattura che noi vediamo in affioramento, come si trasmette all'interno dell'ammasso roccioso? Ci sono dei software che ci permettono di simulare questi fenomeni, di andare all'interno. Perché è importante questo sistema? Questo è importante sistema perché riesce a farci conoscere, a farci capire la quantità dei cunei di fratturazione, di frantumazione dell'ammasso. Se qui parte una frana di crollo, noi dobbiamo essere in grado di conoscere questa frana di crollo, il volume delle masse in gioco, il volume di questi massi che scivolano e che possono produrre a terra dei fenomeni di pericolosità sulle popolazioni. Questo è un software che ci permette di dire, di estrapolare in via statistica la quantità in volume e in peso dei materiali che possono trasmettersi sui corpi stradali, sui fabbricati, eccetera. Questa è una simulazione, per esempio, che abbiamo effettuato sulla frana di Campli. E allora, la frana di Campli si è evoluta per un crollo detritico e ci sono questi metodi, queste applicazioni in SPH, è partita l'ultima slide, che ci permette pure di simulare gli scivolamenti detritici. Questo è l'ultimo campo che volevo farvi vedere, relativamente a come oramai possiamo lavorare in laboratorio con delle restituzioni olografiche degli ammassi rocciosi per individuare all'interno dei nostri laboratori la possibilità di gestire le immagini, andando a vedere e a costruire con queste immagini quello che poi nella realtà potrebbe succedere. In questo caso è stata simulata una frana di crollo.
Questo è un esempio che è stato preso dall'università canadese, il professor Stead, con cui collaboriamo insomma in modo abbastanza continuo, e sul quale è all'avanguardia dello studio, siamo proprio all'avanguardia degli studi sui movimenti franosi. Bene. Questo è un po', ho terminato ovviamente la mia presentazione molto rapida, mi scuso per aver corso nella descrizione di questi fenomeni, ma noi abbiamo proprio bisogno di macchine che ci permettano di elaborare dati complessi, dati numerici, modellazioni complesse e badate bene, quello che vi ho fatto vedere prima, quello della simulazione delle rocce, noi abbiamo un modello che per farlo funzionare e per gestirlo con i dati inseriti abbiamo bisogno di qualche settimana di tempo per avere i risultati, non ce lo possiamo permettere, non ci possiamo permettere di fare delle simulazioni aspettando i risultati dopo qualche settimana, vorremmo avere i dati elaborati e comunque in via, non dico in giornata, però avere dei tempi molto ristretti per capire se questi dati che noi abbiamo inserito nel modello possono essere utili e gestibili in tempi umani, diciamo in tempi gestibili per, diciamo, per poi rifare nuove simulazioni e quindi avvantaggiarci sui risultati finali. Bene, io intanto ringrazio perché la pericolosità ho visto che è uno dei temi che hanno trattato tutti e quindi su questo noi lavoriamo sulla pericolosità e quindi speriamo bene che con questa macchina queste simulazioni riusciamo ad accelerarle e quindi ad avere dei vantaggi notevoli anche in termini di tempi, di tempistiche. Grazie. Grazie, grazie. Università di Camerino. Michele Loretti. Michele Loretti. Buongiorno, noi non abbiamo preparato slide, cercherò di essere abbastanza rapido per dare una panoramica di quelle che sono un po' le nostre attività in questo ambito che dal nostro punto di vista si collocano a tre diversi livelli. Un primo livello è quello delle applicazioni, che sono quindi quelle applicazioni per la riduzione dei rischi che si collocano nell'ambito della geologia, ad esempio per l'analisi delle serie temporali legate alla gestione dei fenomeni come il terremoto o alla microzonazione sismica. Nell'ambito dell'ingegneria è per esempio il valutare il rischio associato agli edifici attraverso per esempio la costruzione dei modelli dei vari di ponti o di edifici che possano consentire un'analisi che sia multiscala, che prende in considerazione l'incertezza, magari acquisendo i dati direttamente dai sensori, e che possa valutare l'evoluzione nel tempo della struttura in funzione di fenomeni esterni, l'erosione di un fiume, le varie scosse che si sono ottenute. O più in ambito sociologico per andare a valutare da un punto di vista di evoluzione della collettività l'impatto sulla popolazione. Tutti questi ambiti che sono diciamo, i più significativi, i più centrali in un ambito più generale delle nostre attività, coinvolgono l'utilizzo del calcolo parallelo per tutte le ragioni che abbiamo visto prima. Abbiamo dati molto dettagliati, abbiamo bisogno di strumenti che consentano di ottenere in tempi ragionevoli risultati che al momento richiedono settimane o se fatti in modo non adeguato magari anche ancora di più. Come informatici quello che cerchiamo di fare è cercare di diciamo aiutare le applicazioni di dominio a poter essere effettivamente efficaci, perché purtroppo quello che sappiamo bene è che non basta utilizzare una macchina potente per ottenere un calcolo veloce. Se così fosse sarebbe tutto molto semplice. È un po' come nella vita, no? Fare le cose da solo uno le fa molto più in modo abbastanza semplice, quando si deve coordinare con tanti le cose diventano molto complicate. Ecco, quello che cerchiamo di fare come nell'ambito più informatico è proprio questo, aiutare le persone, aiutare gli esperti del dominio a poter trasformare quelle applicazioni che sono pensate spesso per essere eseguite in modo sequenziale a poter essere applicate in un contesto dove invece sono
tanti nodi a voler lavorare contemporaneamente. All'ultimo livello, che è uno, queste sono attività che stiamo conducendo attualmente, ad un altro livello c'è la collaborazione con il Laboratorio per la ricostruzione, con il progetto STRIC, che nei prossimi anni, che sta prendendo vita con un certo sforzo, che vede coinvolti alcuni dei partner del consorzio, per la ricostruzione di un laboratorio il cui obiettivo, tra le varie cose, è proprio quello di andare a verificare in laboratorio la consistenza, la resistenza di materiali, piccoli edifici, in soggetti a movimenti sismici. Per fare questo è stata costruita, verrà costruito un piano vibrante, quindi una struttura sopra il quale verranno posati i materiali che devono essere analizzati e considerati, con gli opportuni sensori che potranno verificare il comportamento del nostro del materiale in esame. Questo a cosa servirà? Beh, servirà prima di tutto a costruire il gemello digitale della struttura che stiamo considerando. La lettura dei sensori ci permetterà di verificare quello che sta accadendo. Allo stesso tempo, però, permetterà anche di guidare, di creare un gemello digitale che ha una parte reale, una sorta di ibrido, in cui una parte reale viene eseguita e gestita nell'ambito del piano vibrante. La componente digitale interagisce con i sensori per acquisire le informazioni e con il piano vibrante, che sostanzialmente lo possiamo immaginare come una specie di tagatà costoso, diciamo così, controlla i movimenti per poter indurre e poter verificare ciò che accade. Questo è molto importante perché una delle difficoltà più grosse che abbiamo con i gemelli digitali è che tante volte è molto complicato costruirli, è molto complicato capire quello, diciamo, realizzarli sia matematicamente che da un punto di vista di calcolo e via dicendo, ma è tanto complicato anche capire se sono veramente gemelli, perché il grosso problema è che se sono poi, sembrano gemelli ma nella realtà non lo sono, si apre un ci possono essere dei problemi. Comunque io credo che tutte queste attività, le attività che abbiamo visto e stiamo vedendo, siano veramente fondamentali e che abbiano quell'impatto sociale e possano in qualche modo aprire le porte dei laboratori, no? Per far percepire un impatto reale nella vita di tutti i giorni delle persone. Va bene? Grazie mille. Università del Molise. In effetti, grazie Elio, in effetti cercavi probabilmente Filippo Santucci, quindi probabilmente darò un taglio a questo piccolo contributo che ha più dalla prospettiva di un componente del comitato direttivo, che racconta anche un pochettino le esperienze che vengono messe in condivisione dalla nostra università. Innanzitutto porti i saluti di Luca Brunese a tutti, che si compiace realmente che dopo tanto tempo e tanto lavoro collegiale è molto importante, siamo riusciti ad avere dei risultati ormai che sono realmente concreti. Quello che mi sento di dire è questo, un pochettino anche dalla mia visione un po' pragmatica di ingegnere civile che si occupa di strutture e anche ha una, come dire, una grande collaborazione fin dai tempi del primo dottorato di rischio sismico della Federico II, nel quale ho cominciato ad operare da giovane ricercatore. Questa contaminazione di conoscenze, questa necessità di integrazione di vari mondi, di culture e soprattutto di linguaggi rappresenta il valore aggiunto di iniziative come queste, che vengono in qualche modo amplificate dal mio punto di vista quando poi si riesce a diventare quantitativi. E quindi da questo punto di vista io credo questo, che il primo messaggio è che anche la mia esperienza professionale e di ricerca, che noi riusciamo a mandare come consorzio, parlando di rischi dal punto di vista quantitativo, e se ci pensate abbiamo sempre ripetuto la parola incertezza,
comprensione e interpretazione, e poi c'è anche l'estrapolazione del futuro di determinate esperienze che in qualche modo debbono essere messe a fattor comune. Credo che la cosa più importante sulla quale possiamo fornire un contributo, ed è quello che è l'esigenza che viene dai territori dal mio punto di vista, è quello di far comprendere che non c'è niente di assoluto in termini di sicurezza e di contrasto degli effetti collegati ai fenomeni di pericolosità, che sono largamente presenti su tutto il territorio, e abbiamo richiamato anche molto spesso il tema della territorialità di questa iniziativa, che si incastra all'interno di una realtà più grande che è il Centro Nazionale di Supercalcolo. Beh, venendo da una piccola regione veramente molto piccola dal punto di vista territoriale, che però presenta una serie di criticità di tipo idrogeologico, di pericolosità sismica, ma anche se pensiamo anche alla presenza di bacini come alcune dighe che sono presenti all'interno del territorio, molte di quelle tematiche che vengono richiamate, anche sono state richiamate anche nelle presentazioni che ho visto precedentemente, sono presenti e rappresentano un bagaglio che può essere condiviso, con una logica che è quella, credo, di portare avanti nei confronti, soprattutto sul tema della comunicazione, il concetto che la vulnerabilità è solo un pezzo, dal mio punto di vista di ingegnere, della necessaria esigenza di conoscenza multiscala del territorio, della città, del piccolo borgo, delle aree interne, che mi credo che in qualche modo venga chiaramente chiamato in causa già dal tema che hai citato che è alla base della giornata internazionale delle Nazioni Unite, perché sicuramente i territori remoti, quelli che sono le aree periferiche, hanno delle specificità e delle pericolosità molto significative, ma molto spesso soffrono di una bassa infrastrutturazione. Beh, credo che iniziative come questa e la possibilità di implementare degli approcci multiscala, come quelli che stiamo sperimentando all'Università del Molise, su scala geotecnica, che un pochettino è il collegamento tra le dimensioni che sono state presentate da Emanuele quando parlava di fenomeni regionali, alla stabilità del suolo che abbiamo visto dal punto di vista dell'area, e fatemelo dire in maniera un po' anche se molto semplificata, della scala geologica, ma poi cominciamo ad arrivare al piccolo territorio, e dalla mia prospettiva il borgo, l'area interna, il piccolo centro che in qualche modo va preservato perché possa rivivere rappresenta un elemento molto importante. È l'ultimo pezzo della scala che è anche presente all'interno delle presentazioni di Emanuele, è quello del singolo edificio. È la mente, da ingegnere strutturista, non da architetto, non da conservatore, devo dire la verità, va ai tantissimi beni culturali di cui siamo ricchissimi nell'ambito del territorio dell'Appennino centrale, e che vanno in qualche modo conservati anche attraverso le valutazioni quantitative che tanti colleghi più qualificati di me hanno presentato fino a questo momento. Vi ringrazio molto. Grazie. Allora, se le informazioni che ho sono corrette, non ci sono purtroppo rappresentanti delle altre tre università marchigiane oltre a Camerino. Giusto? C'è qualche sorpresa che alza la mano? No. E quindi resterebbe il mio Ateneo, naturalmente. Anche noi diamo un contributo che va ben al di là di quello che ho potuto raccontare io, ma non proverò a sintetizzarlo, non ne sarei in grado. Nelle cose che ci ha presentato Emanuele, sia soprattutto per quanto riguarda ovviamente l'area di computer science e di informatica dell'Ateneo, ma anche fisica, meteorologia, scienza delle costruzioni, ingegneria, pianificazione territoriale, i contributi sono tanti. Io vi parlo di una cosa soltanto e poi vi faccio un invito. La cosa di cui vi parlo è un progetto di Ateneo che si chiama Territori Aperti e che ho la responsabilità di coordinare. È iniziato alla fine del 2018
sta per concludersi come progetto, al 30 aprile del 2024 avremo finito, però stiamo cercando di trasformarlo in un centro interdipartimentale di Ateneo e lavoriamo più o meno su tutti i temi che sono stati evocati oggi. Abbiamo pensato per una volta di organizzare, noi periodicamente abbiamo organizzato convegni, incontri pubblici per raccontare quello che abbiamo fatto dal punto di vista delle attività di ricerca. Territori Aperti non fa soltanto ricerca, può essere considerato come esempio di un progetto di collaborazione sociale, quella che pigramente si chiama terza missione, però facciamo anche ricerca. E il 1° e 2 febbraio a Napoli presenteremo i risultati delle nostre attività di ricerca in un convegno ospitato dall'Università Federico II, che perché abbiamo scelto un luogo diverso dal nostro, finora li abbiamo fatti sempre da noi, perché vogliamo in questo modo dare un segnale di apertura nei confronti di tutta la comunità che lavora su queste cose e io quindi sto qui per invitarvi a partecipare al convegno. Ci sono ampi spazi, è tutto ancora programmato, abbiamo deciso di non pubblicare un bando ma di procedere per inviti. Ecco, io formalmente vi invito tutti, è sufficiente che mi scriviate, poi più avanti naturalmente riceverete informazioni più dettagliate. La cosa certa è la data, 1° o 2 febbraio, e il luogo, Università Federico II di Napoli, il centro congressi che credo si chiami Federico II, di fronte a Castel dell'Ovo, per chi conosce Napoli. Sarà anche quello, non soltanto, sarà prevalentemente una conferenza di presentazione di risultati di ricerca, ma sarà anche un'occasione di dibattito con le istituzioni e con la cittadinanza. Grazie a tutti, grazie per aver partecipato con impegno a questo incontro. Auguri di buon lavoro per tutti noi.